Di prendere posto, grazie. Buonasera, do la parola al segretario generale per l'appello. Buonasera a tutti. Chitò Monica, presente. Di Cristo, presente. Di Pietro, presente. Franciosi, assente. Pagani, presente. Pastorino, presente. Perego, presente. Piano, presente. Rivolta, assente. Aiosa, presente. Atanasio, presente. Bonomelli, presente. Borgonovo, presente. Di Stefano, presente. Ercoli, presente. Fiorino, presente. Ghezzi, presente. Lanzoni, assente. Giustificato. Molteni, presente. Pasquinelli, presente. Pogliaghi, presente. Recupero, presente. Rosa, presente. Valsecchi, presente. Vincelli, presente. Assessori presenti. Caponi, presente. D'Amico, presente. La Miranda, presente. Magro, assente. Pini, presente. Tittaferrante, presente. Torresani, assente. Consiglieri presenti. Ventidue consiglieri presenti, tre assenti, la seduta è valida. Chiedo che venga suonato il Consiglio, l'inno nazionale. Buonasera. Come concordato nella conferenza dei capigruppo del 25-10-2017, all'articolo 36 del regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale, vi leggo: le persone che nella parte riservata al pubblico assistono alla seduta debbono rimanere in silenzio e astenersi da qualunque segno di approvazione o di disapprovazione. È fatto obbligo di tenere abbassato il telefonino cellulare ed è vietato filmare. Grazie. Nominiamo tre scrutatori, due della maggioranza e uno dell'opposizione.
Pastorino? Maggioranza? Rosa? E Molteni, grazie. Passiamo alla delibera di Consiglio al punto 1, variazione al bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati. Do la parola al relatore di Commissione, consigliere Bonomelli. Grazie, signor Presidente. Allora, questo trattasi dell'ultima variazione di bilancio dell'esercizio 2017, che deve essere approvata entro il 30 di novembre. Questa variazione comporta una differenza di 7.227.000 euro rispetto alla precedente variazione numero 291 del 10 ottobre 2017, deliberata con giunta comunale. Quindi il totale di bilancio passa da 203.930.000 a 211.157.000 euro, sia nelle entrate che nelle uscite, che quindi pareggiano. Nel dettaglio, 1 milione di euro è lo split payment e altre partite di giro. In parole povere, il Comune agisce come il sostituto d'imposta in materia di imposta IVA, pagando direttamente l'imposta dovuta al fornitore e quindi non incide sul bilancio essendo una partita di giro. Di questi 7 milioni e 2 sopracitati, 5 milioni sono l'aggiornamento di due partite di giro che riguardano due capitoli di spesa in entrata, rimborso degli anticipi di cassa e restituzione degli stessi. L'utilizzo dell'anticipazione presso il tesoriere si ricorda che per legge del 3/12 derogato nel 2017 a 5/12 delle entrate, che quindi rimane invariata. 1.323.000 euro sono di cui 1.321.000 euro sono stati messi come accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità. Trattasi di entrate assestate prudentemente destinate al fondo. 2.000 euro sono le variazioni della gestione contabile netta, in aumento e in diminuzione. Si evidenzia dunque che i revisori hanno espresso parere favorevole, considerato che a seguito delle suddette variazioni sono stati mantenuti gli equilibri di pareggio di bilancio. Grazie. Do la parola all'assessore di competenza, l'assessore Pini. Prego. Buonasera a tutti. La proposta di delibera di variazione, questa sera in discussione, riguarda l'ultima variazione di bilancio di previsione triennale 2017-18-19. Infatti, oltre il 30 novembre, non sono consentite ulteriori variazioni, se non quelle previste dall'articolo 175,3 del decreto legislativo 267 del 2000. Che prevede la possibilità di poter effettuare variazioni entro il 31 dicembre per alcune fattispecie particolari, come ad esempio l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa. Avvicinandoci alla fine dell'esercizio, il servizio finanziario, sulla base delle informazioni e comunicazioni ricevute dai diversi settori dell'ente, ha aggiornato gli stanziamenti di bilancio dopo l'assestamento di luglio, tenendo conto delle attività da effettuare entro la fine dell'anno, nonché dei principi contabili in materia di armonizzazione. Complessivamente, la variazione al triennio 2017-2019 si consolida nei seguenti valori, ovviamente sia in entrata che in uscita, trattandosi di un bilancio a pareggio. Anno 2017, 7.227.874,51. Anno 2018 174.265, anno 2019 35.808. Prendendo in esame le variazioni del 2017, pari a 7,2 milioni di euro circa, le principali variazioni riguardano per circa 1 milione di capitoli dedicati allo split payment, ovvero l'IVA che l'ente trattiene sulle fatture pagate ai fornitori che gira all'erario, ponendosi come sostituto d'imposta, ed inoltre partite di giro che non impattano comunque sul bilancio.
Circa 5 milioni invece si riferiscono all'aggiornamento dei due capitoli di entrate e di spesa, su cui gira l'introito e la restituzione dell'anticipo di tesoreria. Escludendo queste due macrovoci che non impattano sul bilancio, la variazione riguarda la gestione corrente per circa 1.323.000 euro. Ovviamente sia per la parte di entrata che per la parte di spesa. Analizzando le variazioni effettuate sul lato entrate, le più significative sono IMU avvisi, che vengono incrementati per 1.191.526, a seguito del nuovo indirizzo politico che mira a un maggior recupero dell'evasione e della morosità. Tale importo è stato prudenzialmente destinato in forma integrale ai fondi crediti di dubbia esigibilità. Incremento IMU anni precedenti per 2.373.080. Qui si tratta dell'incasso da parte di contribuenti IMU che hanno pagato l'imposta 2016 oltre i termini di approvazione del consuntivo 2016, così come dispone il principio contabile in materia di armonizzazione. Diminuzioni di 950.000 euro di finanziamenti regionali destinati all'Agenzia Casa e più precisamente contributo regionale, misure sperimentali e locazioni per 400.000 euro, iniziative sostegno mobilità locazioni per 150.000 euro e interventi sostegno morosità incolpevole per 400. Specifico che detti fondi vengono stornati dal bilancio 2017 in quanto, come già specificato anche in commissione, non risultano a tutt'oggi decreti dirigenziali da parte di Regione Lombardia a cui erano riferiti. Saranno iscritti nuovamente a bilancio solo dopo che si avrà la certezza dell'entrata. Contributo da parte della Città Metropolitana per assistenza educativa alunni disabili per 130.957, che aumenta di pari importo anche nella parte spesa. Diminuzione dei proventi, tasse scolastiche delle scuole civiche per 480.000 euro in seguito al trasferimento al consorzio bibliotecario dell'attività a partire dal mese di settembre 2017. E diminuzione del capitolo delle multe per 308.144, in quanto è stato erroneamente lasciato a bilancio il dato effettivo del ruolo delle multe del 2014. Analizzando le variazioni effettuate sul lato spese, le più significative sono le previsioni di spesa del personale. Viene assestata sulla base del preconsuntivo comunicato al settore personale. Aumento del capitolo dell'IVA a debito per 341.000 euro, che in parte si compensa con la riduzione di 200.000 per IRAP e attività commerciali. Incremento di 340.000 euro del capitolo delle utenze relative a uffici e stabili comunali, in quanto detto importo era stato fortemente sottostimato dal bilancio di previsione precedente. Incremento del capitolo dedicato agli interventi residenziali per minori pari a 236.000 euro, anch'esso sottostimato nel bilancio di previsione marzo 2017. Incremento delle spese per Agenzia Casa per 130.000 euro. Incremento del fondo crediti di dubbia esigibilità per 1.321.812, a fronte di maggiori entrate stanziate a bilancio di difficile esazione. Dopo queste variazioni, nel complesso, il bilancio risulta in equilibrio, così come riportato dai documenti allegati alla delibera come certificato dal Collegio dal Collegio dei Revisori. Lavorando sul piano delle previsioni, ovviamente, questi sono aggiornamenti degli stanziamenti di bilancio che successivamente si tradurranno in accertamenti e impegni e che troveranno evidenza nel consuntivo. Questo bilancio ancora non riflette puntualmente l'azione politica dell'attuale amministrazione. I principali effetti economici delle politiche adottate e in corso di adozione avranno i loro impatti più significativi nel prossimo bilancio 2018. Grazie. Grazie a lei, Assessore. Abbiamo la discussione. Consigliere Piano, prego. Grazie Presidente. Io ho chiesto il raddoppio dei tempi, credo di averne facoltà, probabilmente non utilizzerò tutti i 20 minuti, però insomma sicuramente sforerò i 10. Intanto volevo fare due osservazioni alla Giunta e in particolare all'assessore Pini, ma giusto per non rompere una tradizione di tutti i consigli comunali, quando si parla ci si alza in piedi perché si parla alla città. No, e questo sarebbe buona cosa perché è un'abitudine istituzionale che abbiamo tutti e che quindi dovrebbe osservare anche lei, così come anche altri membri della stessa giunta.
La seconda osservazione che faccio, che io farò un intervento evidentemente di natura politica, come ho fatto negli altri consigli comunali, su cui però poi, signor Presidente, chiedo che la Giunta replichi, perché fino ad oggi abbiamo parlato alle sfingi. Cioè, io mi rendo conto che quando finiamo i consigli comunali e ci troviamo nella condizione di dibattere, poi non abbiamo le repliche sulle domande che poniamo. Per cui stasera, Assessore, la pregherei quantomeno di rispondere alle domande che le porranno i consiglieri di minoranza. Non so se arriveranno anche dalla maggioranza. E parto proprio dal dato politico del bilancio che è in discussione, su cui nella sua relazione lei non è entrata nel merito del punto più importante, cioè dell'unico punto che contraddistingue l'azione di questa amministrazione, che è la riduzione del fondo di produttività dei dipendenti. Lo abbiamo sentito, diciamo, parlare delle partite di giro fiscali, dove peraltro in commissione noi abbiamo chiesto che ci venissero forniti per il Consiglio Comunale il dettaglio di quei dati per capire come quel milione, diciamo, di imposizione aggiuntiva potesse essere dettagliato, anche per capire se è una partita che riguarda degli operatori o se riguarda dei singoli cittadini. Registro che anche quel dato non ci è stato fornito, lo abbiamo ufficialmente chiesto. Ma veniamo al punto, perché è evidentemente che la discussione di questa sera è tutta politica e si concentra sul tema dei lavoratori di questa amministrazione. Iniziamo col dire che registriamo la singolarità del percorso che ha portato a questa variazione di bilancio e della rottura delle relazioni sindacali con un atteggiamento che è davvero maldestro, nel senso, parliamo proprio dei fatti, di come degli accadimenti, di come si sono evolute queste relazioni. Si parte con un mandato informale rilasciato a una figura apicale dell'amministrazione comunale che incontra senza alcun tipo di formalizzazione le organizzazioni sindacali per ben due volte e inizia a proporre la decurtazione del fondo partendo da zero, no? Ora, io vi chiedo, rispetto a questa cosa, un po' di rispetto e un po' di serietà nei confronti dei lavoratori, perché non siamo nel SUC dove uno dice vabbè, parto da zero, tanto è 1.200, poi vediamo come arriviamo. No, non è questo l'atteggiamento che bisogna tenere, perché voi avete una responsabilità di governo e state guidando una grande città. Ci vuole anche una certa attenzione, un certo rispetto, una certa cultura istituzionale rispetto a questo tema. Ma poi c'è di più, perché Assessore Pini, poi lei me lo racconterà, viene formata con un documento di giunta la delegazione trattante, che trova nel segretario la sua massima espressione. Allora, che cosa succede? Una volta che voi avete formato la delegazione trattante, normalmente non è una buona pratica, è necessario che la giunta si riunisca, discuta, un po', diciamo, col metodo che abbiamo ricordato l'altra sera sul regolamento di contabilità, ed esprima e formalizzi una linea di indirizzo. Una linea di indirizzo che porta la delegazione trattante a confrontarsi con le organizzazioni sindacali nella massima trasparenza. È sulla base della linea di indirizzo, che dà anche un tetto, che lei può postare quella voce. Adesso poi ci racconterà, visto che siete partiti da zero, dove avete recuperato poi quei 900.000. Oltre a dirci politicamente dove sono finiti quei 300.000 che avete decurtato, no? Io mi aspetto una risposta stasera rispetto a questo tema, Assessore Pini. Non vado a casa.
piuttosto mi fermo fuori dal comune, no? Però una risposta la deve dare, la deve al Consiglio Comunale, la deve ai lavoratori, la deve alla città. Quindi, come avete fatto a dare questa indicazione dei 900.000? Come ha potuto lei lavorare in questo mese per postare quella somma che poi è stata elaborata nel bilancio che andiamo a discutere stasera? Con quale mandato la delegazione trattante è andata a confrontarsi con i sindacati se la giunta non aveva maturato una scelta rispetto agli importi che dovevano essere stanziati? Questa non è una questione che noi possiamo sottovalutare, è una questione che certamente, anche se ho qualche dubbio, però certamente non andrà ad inficiare la variazione di bilancio, ma quantomeno mette in dubbio la legittimità della relazione che voi avete intrattenuto con i sindacati, relazione che poi è culminata con il voto unanime di questa mattina che ha cassato la vostra proposta. Si approva, siamo venuti qua martedì, poi a questo punto forse per salvare la faccia avete aspettato l'assemblea sindacale, ma l'accordo andava trovato prima. Noi ci siamo trovati in aula, c'è stato un tentativo maldestro di sospendere il Consiglio Comunale per via di una questione termica, ma in realtà, signor Presidente, lo voglio ricordare perché questo è un fatto importante, in realtà il tema che la Giunta, essendosi mossa in modo un po' confuso, alla fine ha capito che era necessario attendere un ulteriore passaggio. Però già io martedì feci la profezia di dire: guardate che comunque torneremo con quella posta di 900.000 euro, perché quell'esercizio non poteva più essere messo in discussione. Per cui la sera stessa si era chiusa la trattativa, poi l'Assemblea giustamente ha deliberato di non accettare questa proposta, che secondo me è una grave offesa, ed è una grave offesa ed è un insulto rispetto, certamente, rispetto alla questione dei lavoratori, perché quelli che vengono colpiti sono le categorie più basse, quelle che guadagnano meno, perché le posizioni organizzative, chi ha un coordinamento, quelle sono già tutte spesate, no? Il tema riguarda le persone che guadagnano 1.000, 1.200, 1.300 euro al mese, nella migliore delle ipotesi 1.500. E su questo voi che cosa avete fatto? Vi siete presentati a un tavolo a dire: quest'anno non vi diamo niente per portare a casa 900.000 euro, dove peraltro avete fatto tutto da solo. C'è stata questa evoluzione tafazziana, no? Perché se uno arriva lì con una proposta a zero, poi o mantiene la posizione o se no apre le carte e francamente discute. E che cosa deve dire? Signori, il dato di bilancio è quello che è. Dobbiamo fare tutti dei sacrifici, ma i sacrifici devono riguardare tutti, non possono riguardare solo una parte dei lavoratori. Nella trattativa bisogna avere la franchezza, la fermezza e il coraggio di dire le cose come stanno. Perché poi vedete, quando ieri siamo andati in commissione e ci avete presentato questa bellissima riorganizzazione, dove si lancia un messaggio anche ai lavoratori rispetto a quello che succederà in futuro, che il sindaco, giustamente, forse perché qualche volta si fa cogliere da un po' di umiltà, lo ha chiamato riassetto, no? Abbiamo visto come abbiamo la riorganizzazione di una dirigenza che viene in parte potenziata, c'è una frammentazione degli uffici, abbiamo tre macro aree, c'era stata promessa anche lì una rivisitazione della spesa, una razionalizzazione. Invece, se io rispetto ai proclami del sindaco, ma soprattutto del vice sindaco,
perché il vice sindaco in campagna elettorale su questo tema si era speso. Se guardo alla dirigenza, vedo che le posizioni rimangono tali. Noi, così diciamo anche col collega Attanasio in commissione, parlavamo del contenimento, del contrasto all'azione dei mandarini di Stato. No? Qua Attanasio non ci sono i mandarini, qua si stanno creando i mandaranci, perché abbiamo tre aree di cui un'area cosiddetta leggera, dove vede un direttore che sotto di lui ha addirittura un dirigente che si occupa di pari opportunità, assistito da un paradirigente che si occuperà di relazioni internazionali. Ma di che cosa stiamo parlando? E poi togliamo i soldi ai lavoratori. Ma questa roba qui, ma non ha senso. Non so se dovete andare magari a Kinshasa a raccontare al sindaco la vostra esperienza sui DASPO, perché magari lì può essere più utile che a Sesto San Giovanni. Però, ecco, questo è un tema davvero delicato, perché quando si lanciano i messaggi, poi non si può uscire con una riorganizzazione di questo tipo, che grida vendetta. Dico di più, perché il documento di indirizzo sarebbe stato importante? Perché in quel documento di indirizzo si poteva anche lanciare un messaggio sulle figure apicali. Volete mantenerle? Volete conservare la situazione della precedente amministrazione, addirittura peggiorarla? Liberi di farlo, lo avete fatto. Il governo del cambiamento non esiste, no? Del cambiamento in peggio forse sì. Però nel documento di indirizzo, visto che i dirigenti hanno questa retribuzione blindata, come abbiamo discusso in commissione, si poteva lanciare un'apertura rispetto a un sacrificio che riguardava tutti, noi compresi, perché per fare un'operazione di questo tipo bisognerebbe partire dagli assessori, no? È un tema che ci riguarda. Ragazzi, vi togliamo 1.500 euro al mese? Partiamo da lì, partiamo da chi può rinunciare alla retribuzione. Io poi farò una battaglia, lo dico, lo anticipo, l'ho già detto, sulla retribuzione del Presidente del Consiglio Comunale, che secondo me è una retribuzione che grida vendetta, no? Una battaglia che faccio, che stiamo facendo a livello nazionale, perché secondo me è una rendita di posizione della casta che andrebbe abolita. Si può fare anche volontariamente, ma questo poi sarà oggetto di una discussione, di una mozione in aula, c'è un progetto di legge a livello nazionale, ne parleremo. Ma comunque il tema di fondo è che nelle linee di indirizzo si poteva parlare per l'anno prossimo, perché per i dirigenti non lo possiamo fare quest'anno, di una rinegoziazione di quella che è la retribuzione di posizione, perché quella si può toccare. Avete fatto quell'operazione di estendere la produttività nel massimo del 15%, che è il minimo consentito dalla legge, ci viene raccontata questa cosa, ma poi non si fa nulla per lanciare un messaggio ed estendere in modo, diciamo, come dire, giusto, quello che è un sacrificio che si impone a tutti. La domanda mia che faccio di tipo squisitamente politico, però, e su cui mi attendo una risposta dal sindaco, se l'assessore magari non vuole intervenire sul punto, neanche Bonomelli lo ha fatto nella relazione, ancorché fuori dall'aula il suo collega consigliere Pasquinelli ci aveva garantito che una risposta su questi 300.000 euro ci sarebbe arrivata. Ecco, io voglio sapere, siccome siete persone serie e da bene, se siete partiti da zero, avrete fatto un calcolo che mancava 1.300.000 euro, giusto? Perché uno, se fa una riflessione politica, la fa ovviamente avendo in mano un dato oggettivo. Non credo che siate andati all'arrembaggio. Non vi siete trovati alla Carmellongo a fare la giunta d'estate, dai andiamo lì, dai, proviamo, partiamo da zero. No, avrete avuto in mano dei dati. Allora diteci innanzitutto
dove avete ritrovato quei 900.000 euro? Perché io a questo punto devo partire dal presupposto che quello zero era uno zero sensato. Diteci perché non avete fatto quel documento di indirizzo che è necessario, perché politicamente non avete condiviso una scelta. Diteci dove sono finiti quei 300.000 euro che avete tolto ai lavoratori, perché da qualche altra parte li avete postati, e diteci anche perché nel corso del tempo questa delegazione trattante ha subito una sua evoluzione fino ad arrivare al punto che è stata commissariata dalla politica. Alla fine si sono palesati sindaco e vice sindaco, che probabilmente sin dal principio, ma questo lo lascio dire a loro, avevano in tasca il foglietto dei 900.000 euro col compito fatto, hanno calato l'asso e hanno detto: ragazzi, questo è il regalo che vi facciamo quest'anno, prendere o lasciare. Non è così che si gestiscono i rapporti, che si sono gestiti i rapporti in questa città nel passato, non è così che si gestiscono i rapporti con i lavoratori di questo ente, di altri enti, ma anche, diciamo, nelle normali imprese private. Io credo che alla fine, siccome, ma poi lo dirò in dichiarazione di voto, siccome normalmente sugli assestamenti di bilancio mi astengo, perché li trovo degli atti squisitamente tecnici, peraltro, come ha detto l'assessore Pini, questo è un atto che ratifica in parte l'operato della vecchia amministrazione, in questo caso il mio voto sarà decisamente contrario e sarà un voto tutto politico. Grazie. Per favore, grazie. Do la parola al consigliere Vincelli. Grazie Presidente, buonasera colleghi, buonasera cittadini. E una precisazione, consigliere Piano. Nella commissione del 22/11/2017 alle ore 18:30, commissione di bilancio da me presieduta, sono state rivolte quattro domande. Quindi non comprendo effettivamente la domanda che lei ha posto a inizio chiaramente del suo discorso. La prima domanda era: quando potete inviarci gli accertamenti IMU richiesti dal consigliere di volta? È per noi importante avere i documenti con un certo anticipo. Questi documenti sono stati inviati, si allega a dettaglio omettendo per ragioni di privacy i nominativi. Secondo domanda. In merito alla questione posta in commissione su bando regionale ATRAC, avete verificato l'effettivo stanziamento come anticipato avreste fatto? E qui c'è la risposta. È abbastanza lunga, se volete ve la leggo, se no dopo effettivamente avrò occasione di ridarvi effettivamente le copie. Comunque, inizialmente il Comune di Sesto San Giovanni ha superato la prima fase del bando ATRAC, ovvero risultato idoneo per la sottoscrizione con Regione Lombardia, di accordi per l'attrattività delle imprese, per la successiva fase, finalizzato a sottoscrivere uno specifico accordo tra Comune e Regione Lombardia. Gli uffici comunali interessati sono coinvolti nella predisposizione di una proposta di intervento da presentare in Regione Lombardia. In questi giorni i competenti uffici regionali, pur non essendo prevista dal bando ATRAC una specifica scadenza, stanno contattando i comuni selezionati per verificare la loro disponibilità a predisporre e inviare una prima proposta di intervento da soggettare al contributo di Regione Lombardia, come di seguito precisata, entro il 31/12/2017. Il contributo regionale a fondo perduto sarà erogato nella misura dell'80% delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dei singoli interventi ammessi a finanziamento, fino all'ammontare di 100.000 per comune. Poi c'è la proposta comunale orientata nelle seguenti due direzioni che noi effettivamente poi andiamo a indicare. Chiediamo inoltre, altra domanda, specifiche emerse da un maggior studio dei documenti,
1. Nel capitolo 2360 è prevista una diminuzione di 100.000 euro per le assunzioni da COSI determinato. Il capitolo 2360 si riferisce alle capacità assunzionali 2017 in diminuzione in quanto non applicate per tale somma. Seconda domanda. Come è finanziato il fondo per la previdenza complementare della Polizia Locale? Il fondo è finanziato con una quota delle contravvenzioni al codice della strada, secondo quanto prevede il decreto legislativo 285/92, secondo capitolo. In questione è il 55/42 che presenta una disponibilità di circa 53.000 euro. Terzo, per il personale è possibile avere la tabella di sintesi per meglio comprendere l'indirizzo sul fondo premiante? Viene allegata alla presente la tabella destinazione del fondo da parte dello stabile, mentre la parte variabile non è ancora costituita. Adesso io non capisco, Piano, perché lei dica delle cose inesatte. Sono state fatte delle domande in quella commissione, c'era o non c'era in quella commissione? C'era. Quindi le domande sono state fatte, le risposte le avete ricevute. Prossima volta forse magari un po' di memorina effettivamente bisognerebbe chiaramente usarla. Grazie. Grazie a lei, consigliere, do la parola alla consigliera Di Pietro. Grazie Presidente, ma allora mi sorprende un po' l'intervento appena fatto dal consigliere Vincelli, perché onestamente il Consiglio Comunale serve anche per fare domande agli assessori, e questo dobbiamo dircelo e ricordarcelo tutti. Le domande che ha letto lei, le risposte che ha letto lei, non c'entrano nulla con quello che ha chiesto il consigliere Piano, peraltro, che non è, cioè non sono proprio degli argomenti che il consigliere Piano ha posto all'attenzione della Giunta questa sera. Forse non ha capito bene, non ha ascoltato bene l'intervento. Comunque, a monte di ciò, poi sentiremo l'assessore se avrà la possibilità di replicare o perlomeno l'intenzione di farlo. Allora, io cercherò di essere breve perché non ho chiesto il raddoppio dei tempi. Molte cose che ha già detto il consigliere Piano, come faccio ogni tanto, le faccio mie, soprattutto le domande poste. E su alcune cose però mi soffermerò anch'io, perché è evidente che il consiglio di questa sera ha, come dire, come discussione principale un punto della variazione di bilancio, quello che appunto ha portato all'attenzione il consigliere Piano che mi ha preceduto, che è quindi la riduzione del fondo di produttività. Peraltro questo consiglio, come già è stato ricordato, è stato volutamente rinviato a quest'oggi perché martedì ci si è ricordati così stranamente che l'assemblea sindacale ce l'avevate oggi e quindi ci pareva brutto insomma discutere di qualcosa quando c'era ancora in corso una vertenza sindacale. Vertenza che mi pare non essersi conclusa perché all'assemblea sindacale di oggi risulta che i partecipanti hanno votato contro, diciamo, questa decisione che l'amministrazione vuole assumere questa sera, cioè che l'amministrazione ha assunto e che vuole fare ratificare dal Consiglio questa sera. Ora è evidente che se questa delibera passerà, quindi con questa riduzione del fondo di produttività, si metterà una pietra tombale, come ci è stato spiegato ben prima, anche appunto alle trattative sindacali che non si concludono oggi. Ma andiamo oltre. La decisione che viene presa dall'amministrazione di ridurre di 300.000 euro il fondo è una decisione che sicuramente svilisce la valorizzazione delle competenze dei dipendenti comunali. Il fondo di produttività sappiamo che serve appunto a una finalità ben precisa e che serve per, come dire, incentivare l'efficienza e l'efficacia anche dei lavoratori e soprattutto dei servizi a cui i lavoratori sono ovviamente destinati. Quindi ridurre in maniera sostanziale e comunque in fase di variazione di bilancio il fondo, credo che questo svilisca, diciamo così, le competenze dei dipendenti comunali, e se un'amministrazione non è in grado di valorizzare le competenze dei propri dipendenti, credo che sia un'amministrazione che non ha molta prospettiva, soprattutto anche con le modalità con cui questo è stato fatto, perché ripeto, forse, e dico forse, si sarebbe potuto ragionare sulla base del prossimo magari bilancio, quindi del prossimo anno, perché se c'è, voglio dire, una difficoltà di bilancio, così pare di capire, e quindi si crea un sacrificio a tutti, probabilmente, voglio dire, si può anche cercare di percorrere strade diverse, quindi una trattativa, una mediazione,
però non a ridosso della votazione della variazione di bilancio, cioè questa trattativa mi pare che sia iniziata al mese di ottobre, siamo ai primi di dicembre, scusate, no, siamo al fine di novembre, quindi è stata un po', come dire, incalzata e anche resa più difficoltosa, anche per una tempistica che chiaramente non ha agevolato la possibilità di dialogo. Poi non mi ripeto perché molte cose le ha già dette il consigliere Piano, quindi anche sulle modalità con cui questa trattativa è stata portata avanti dalla pubblica amministrazione. Allora, io credo che, siccome il fondo di produttività viene diciamo determinato nell'ammontare, ma anche come criteri, sulla base di criteri di valutazione che sono predeterminati dall'ente, che sono tuttora validi, vengono dati degli obiettivi, obiettivi che sono stati peraltro raggiunti, quindi si vuole andare a togliere qualcosa, quindi retroagendo su un diritto che è stato già acquisito tra l'altro dai lavoratori, perché se, voglio dire, all'inizio viene detto c'è questo fondo vale e viene destinato e verrà attribuito sulla base di questi criteri, di questi obiettivi. Ora, gli obiettivi sono stati raggiunti, i criteri fino ad oggi non sono stati messi in discussione, il diritto mi risulta che i lavoratori l'abbiano assolutamente raggiunto, obiettivi raggiunti, quindi il diritto è stato acquisito, si va ad agire su un diritto già acquisito. E anche qui io avrei qualcosa da dire, perché mi sembra che ci sia qualcosa che non funziona molto. Oltretutto mi piace sottolineare anche un'altra cosa, forse questa è la prima volta che l'amministrazione attuale viene meno a un impegno di campagna elettorale, perché durante la campagna elettorale anche il sindaco a domanda risponde, il fondo di produttività non verrà toccato. Quindi diciamolo alla città, finalmente una cosa che l'amministrazione non ha mantenuto rispetto a quello che è stato detto in campagna elettorale. Ma a monte di tutto ciò, quello che a me, come dire, deprime, veramente deprime e mi lascia molto perplessa, è proprio questa cosa che è stata ben evidenziata dal consigliere che mi ha preceduto, dal consigliere Piano, non certo dal consigliere Vincelli, che ha un po', come dire, dirottato la discussione altrove. Vale a dire che le fasce colpite sono quelle, e questo lo sottolineo ancora una volta, di livello più basso. Scusate, non voglio diciamo svilire nessuno, però come ha già detto, le PO ad esempio, il premio sono già portate a casa, le persone che oggi rischiano di vedersi, come dire, tolto qualcosa che, ripeto, gli spetta di diritto, sono quelle che, guarda caso, hanno già, come dire, una condizione anche economica, di trattamento economico più bassa. Quindi io credo che, come dire, quello che svilisce moltissimo è che questa amministrazione probabilmente non è capace o non vuole, non so come definirla, valorizzare, diciamo, quelle che sono l'anima pulsante dell'ente pubblico, dell'amministrazione, perché se i servizi funzionano, voglio dire, è grazie a una buona politica sicuramente, ma è ancora più grazie a quelli che la politica poi la traducono in atti concreti. Grazie. Per favore, vi pregherei cortesemente di evitare di applaudire. Ve lo chiedo proprio per cortesia. Grazie. Do la parola al consigliere Di Cristo. Sì, grazie Presidente. Io dovrei avere il raddoppio dei tempi, se non sbaglio. Poi spero, se me lo conferma. Presidente, se mi conferma il raddoppio dei tempi, per favore. Poi magari non lo utilizzo. Sicuramente. Grazie. Io stasera avrei preferito venire qui, essere contento di approvare, a differenza del collega Piano, di votare a favore della delibera. Questo avrebbe voluto dire che i lavoratori avrebbero trovato un accordo con l'amministrazione. Purtroppo, come hanno già anticipato i miei colleghi, ciò non è avvenuto. È ovvio che si parla stasera di questo punto, il punto saliente, il clou della variazione di bilancio. È ciò che ne costituisce il peso maggiore, e in termini economici, ma soprattutto in termini politici. Mi dispiace perché stasera, tra altre cose, mi viene difficile fare l'intervento politico, perché purtroppo, ahimè, ma ne ho anche l'occasione, anch'io sono un dipendente pubblico. Per cui capisco benissimo
quello che stanno provando i colleghi. Ecco, dico subito che come inizio di amministrazione nei rapporti delle relazioni sindacali non c'è male. Io rammento quando sindaco e vice sindaco nel loro programma elettorale hanno sempre affermato valorizzeremo i dipendenti pubblici, premesso che un premio di produttività non basta a valorizzare le professionalità di un ente, però sicuramente sono una parte importante. Se questo vuol dire valorizzare la professionalità dei dipendenti pubblici, c'è poco da ridere, ma mi viene a fare l'ironia verso il sindaco. Sindaco, non li valorizzi ulteriormente, cioè eviti di valorizzarli ulteriormente se questo è il metodo. Forse ne sono più contenti. Ma ripeto, se non fosse grave la situazione, mi permetterei anche di sorridere. Purtroppo così non è. Quello che trovo assurdo veramente, che ci è stato raccontato dai delegati RSU, che la prima offerta, ci siamo arrivati al tavolo delle trattative con un'offerta, vi diamo zero, la nostra offerta è zero. Ecco, questo veramente, ma questo lo sto riscontrando non soltanto in questo ente purtroppo, lo riscontro in quasi tutti gli enti, c'è una volontà, perché è una volontà precisa, della parte politica di qualsiasi colore, di far perdere la dignità ai lavoratori pubblici. Questo è uno dei modi, è un modo come un altro. Si parte dal presupposto che il lavoratore pubblico non abbia una dignità, perché oggi questo è il tema saliente dei servizi pubblici e delle amministrazioni locali. Ci si dimentica quello che si dice in campagna elettorale, ci si dimentica cosa vuole essere oggi un dipendente pubblico, perché sicuramente è più facile sparare sui dipendenti pubblici. Sono 20 anni, 15-20 anni che c'è questa tendenza, questo trend nel nostro paese. Dagli addosso al dipendente pubblico, tanto è lazzarone e fannullone, si parla alla pancia delle persone, non si spiegano la cosa, così nel frattempo si demoliscono i servizi pubblici per poi presentarsi come i salvatori della patria, perché poi la parte politica si presenta come il salvatore della patria. Allora il servizio pubblico, l'ente pubblico diventa buono per piazzare gli amici degli amici. Di solito avviene questo a livello generale. Non parlo ovviamente solo di questa amministrazione, non mi riferisco a questo. È un quadro politico generale. Come hanno detto, anzi, correttamente i colleghi che mi hanno preceduto, c'è la volontà, io parlo la volontà, non meno la tendenza, una volontà chiara, netta, di presentare i dipendenti, e purtroppo oggi così siete presentati anche voi del Comune di Sesto, dove tra l'altro io ho lavorato, come dei fantozzi. Voi siete i fantozzi della situazione. Vi si può far tutto, tanto va sempre bene tutto, vi si può prendere in giro, si può prendere in giro la cittadinanza, si può prendere in giro anche voi in campagna elettorale, dopo sempre e comunque. Forse perché, parto da un assunto, al di là della volontà di distruggere il servizio pubblico, tra altre cose facendo l'errore che quando si va a governare l'ente diventa personale, invece non è casa propria, ma si dovrebbe essere a servizio della cittadinanza. Perpetrando però correttamente quelli che sono gli indirizzi politici, invece no, diventa la casa dove tutto, chi governa decide tutto e tutto, ha potere di vita su tutto, dipendenti, vita, qualsiasi cosa. E però probabilmente non si conosce la realtà di cosa vuol dire lavorare in un ente. Non si conosce perché probabilmente non si è fatto mai un concorso pubblico nella propria vita. Spesso le parti politiche, ma anche nella riforma, lo diceva forse il mio collega Piano che mi ha preceduto, ci hanno illustrato l'altra sera in commissione, chiesta dall'opposizione per di più, altrimenti non ce l'avrebbero illustrata, il riassetto dell'ente. È chiaro. Già quando vedo, mi viene l'allergia quando vedo, ma da dipendente, articoli 110, articoli 90, a me viene l'allergia. Ma non nei confronti delle persone. Perché è un chiaro modo, già quello, di scontentare i dipendenti che hanno dedicato una vita al posto di lavoro.
che hanno fatto un concorso, hanno delle aspettative di carriera, si sono create delle professionalità che tutti i giorni vengono calpestate in qualche maniera. Tanto per 5 anni lo stipendio è garantito, premi ad personam, controllo dei risultati zero, perché di fatto vuol dire fidelizzare politicamente le persone. Poi quando si tratta di parlare dei premi di produttività, su fondi già stanziati, e qui occorre fare anche una precisazione, su cui sottolineo che forse qualche errore anche la precedente giunta l'ha fatto, perché ha stanziato dei fondi a bilancio, ma si è dimenticata, perché è stata una dimenticanza, di impegnare la cifra. Se l'avesse impegnata oggi, probabilmente la cifra impegnata non si sarebbe arrivata a questo. Ma al di là della ricerca del colpevole, ciò che mi preme sottolineare oggi è che comunque è la modalità con cui è stata portata avanti la pseudo-trattativa, la chiamo io. E veramente faccio fatica anche a giustificarla, anche da un punto di vista, anche se l'assessore o tutta la maggioranza mi viene a dire, probabilmente sarà così, mancano i soldi, mancano le risorse. Ma guardate, io alla città, posso testimoniarlo direttamente, in città metropolitana di Milano, abbiamo approvato oggi il bilancio perché siamo sul rischio di default. Abbiamo avuto anche noi amministrazioni di ogni colore politico, però mai nessuno si è degnato e sognato di portare avanti una trattativa in questa maniera. Mai. Nessuno ha mai osato venire a un tavolo sindacale dicendo noi partiamo da zero. Questo veramente mi fa arrabbiare. Vuoi perché tocca il mio io, vuoi perché vuol dire non avere rispetto delle persone. Io come collega Piano, così siamo in due a chiederlo, all'assessore Pini che non la vedo. Non la vedo, è andata via. Va bene, però rifaccio anche io la domanda, così siamo in due a chiederlo. Posso chiederlo, consigliere Vincelli, siamo fuori commissione, posso porre una domanda al consigliere, grazie per il permesso. Anch'io chiedo dove sono finiti e dove finiranno i 300.000 euro che vi vengono tolti. Lo vogliono sapere? Ci è stato espressamente chiesto dall'RSU, ma lo vogliamo sapere noi consiglieri, e forse lo vogliono sapere i dipendenti sicuramente, e lo vuole sapere la città. Per cui siamo in due già a chiederlo. Se non sbaglio l'ha chiesto anche la consigliera Di Pietro, così più volte possiamo ribadirlo. Mi viene il sospetto a questo punto, e spero di sbagliarmi, che l'esasperazione dei toni della trattativa io spero non sia stata voluta da parte dell'amministrazione. Perché il disegno finale, io ho paura, che vi volevano portare esattamente a questo. Tanto loro decidono lo stesso. Fine delle relazioni sindacali per quest'anno. Il mio timore è esattamente questo. Voi avete fatto un'azione di forza, che io reputo veramente onorevole, perché avete tentato di salvaguardare la vostra dignità. Ma non vorrei che a priori ci fosse un disegno che vi hanno portato apposta a non firmare la trattativa. Non posso dire io se avete fatto bene o male, io non entrerò mai nel merito. Ma politicamente mi farebbe paura, veramente paura, se dietro ci fosse questo disegno. Perché questa giunta, questa maggioranza, si sta contraddistinguendo per l'apparenza di decisionismo con cui vuole apparire agli occhi della città. Io non mi stupirei, visti anche gli ultimi avvenimenti, che tra un po', domani mattina, ma domani siamo fuori il tempo massimo, magari stasera, entro mezzanotte, il sindaco o il vice sindaco venisse col bigliettino e vi salvasse la trattativa. Magari come è successo sullo sfratto di alcune associazioni. Dalla serie io lancio il sasso e poi arriva l'altro che salva la situazione. Cioè già questo vi dà il quadro politico nel quale si muove questa maggioranza. E a me questa cosa veramente mi lascia allibito. Oggi ne fate le spese voi. Qualcun altro ne ha fatto le spese ieri, domani non si sa. Vado a concludere, Presidente. Veramente dispiace che si sia creata questa situazione, perché penso che c'è già stato uno sciopero dei dipendenti del Comune di Sesto, penso, con la passata legislatura, ed è stato il primo nella storia del Comune di Sesto.
Il problema è che siamo arrivati allo sciopero della passata legislatura, fine legislatura, dopo 70 anni di governo della sinistra. Per essere un inizio di un governo di centrodestra in città e avere già questa situazione dove governano dei partiti di centrodestra e delle liste sono cosiddette civiche, questa cosa mi lascia molto perplesso. Anch'io sottolineo che a essere colpiti purtroppo saranno le categorie B e C. Per chi non è avvezzo sono quelli con i redditi più bassi, i meno specializzati, che già prendono come tanti dipendenti pubblici uno stipendio da fame, sopportano gli insulti delle persone manovrati ormai da 15-20 anni a questa parte in maniera trasversale, dagli addosso al dipendente pubblico, e in più oggi gli si toglie quell'attimo di respiro che si aveva con la produttività, viene tolta, viene portata via, considerato anche il fatto che in Italia i contratti dei dipendenti pubblici sono fermi dal 2009. Però va bene così, però assumiamo gli articoli 50 come consulenti d'immagine, queste sono scelte politiche, sarete contenti tutti voi dipendenti pubblici, E assumerete un presto degli articoli 110, delle alte specializzazioni. E questo presumo che farà contenti tanti altri. Grazie Presidente. Per favore, vi rinnovo la cortesia. No. Vi ringrazio, molto gentile. Do la parola al consigliere Ghezzi. Grazie consigliere Di Cristo. Grazie Presidente, buonasera a tutti, buonasera ai cittadini. Ma allora, intanto sarò molto meno affascinante del consigliere Piano, che sicuramente ha una dialettica da testa di serie, devo dire, e trovo anche piacevole ascoltare, però devo davvero dire che ancora una volta ci troviamo qua a discutere di problemi che ereditiamo dal passato. Eh sì, ragazzi, perché, come è appena stato detto, come mai non abbiamo deliberato precedentemente quello che stiamo discutendo stasera? Perché non l'ha fatto l'amministrazione precedente? Perché è facile dire è cambiato il partito, adesso arrivano questi che mettono in riga tutti, allora stringiamo i rubinetti. Ma attenzione ragazzi, perché vivere sulle promesse sono capaci tutti. Il problema è che quando poi bisogna andare a decidere, è lì che ci si deve sedere, è lì che si deve discutere, è lì che si gioca la faccia. Allora, io dico, parto da un dato molto concreto. Guardiamo la città com'è ridotta oggi. Se facciamo i risultati elettorali dicono che purtroppo la cittadinanza non era contenta di quello che era lo Stato e di quello che è lo Stato ancora di questa città. Allora io dico... Sì, però... Io veramente vi prego cortesemente, la terza volta che lo chiedo, cortesemente, evitiamo commenti, evitiamo applausi, mi è stato segnalato più volte da tutti i consiglieri, da tutti i capigruppi, vi chiedo questa gentilezza. Grazie, ascoltiamo, riflettiamo, ma senza applausi e senza... Grazie mille. Grazie. Allora io commento anche l'intervento del consigliere Di Cristo. Non è una questione di dignità dei lavoratori pubblici, signori. Qua è una questione di dignità di tutti i cittadini. Perché io dico, e qua veramente mi domando, ma dove sono finiti? Faccio la domanda anch'io allora, perché così come il consigliere Piano la fa all'assessore, io la faccio alla posizione. E poi mi unirò al consigliere Piano fuori dal comune ad aspettare anch'io, quindi faremo un campeggio stanotte, chi vuole unirsi venga con noi che facciamo festa qua davanti. Allora qualcuno mi spieghi dall'altra parte perché non è mai stato messo a bilancio la manutenzione per esempio del verde, visto che abbiamo le piante che cadono nelle vie e nessuno ha mai preso un provvedimento in merito, perché non era mai stata allocata una voce dentro il bilancio per fare la manutenzione. Chi è che mi spiega perché la via vicino a dove abito io, via Damiano Chiesa, ha dentro delle buche che sono dei crateri
dove si rischia di cadere dentro e di ammazzarsi, e perché non sono mai state in 7 anni sistemate? Perché le utenze, siamo in credito di utenze su tutte le strutture comunali che secondo la tradizione della precedente amministrazione sono state date in prestito, ma sempre con i costi sul comune. Signori, i costi sul comune sono i costi sui cittadini, li hanno pagati tutti i cittadini, quindi non solo i dipendenti comunali, li hanno pagati tutti, anche noi. Dove sono i 364.000 euro di spese extra che sono state corrisposte alla Fondazione Arca per le 22 famiglie alloggiate dentro appartamenti del comune in contratti che hanno preso 600 euro in più al mese rispetto al mercato? Sono costati 600 euro in più al mese per 3 anni rispetto ai prezzi di mercato. Questi li abbiamo pagati noi, signori, li abbiamo pagati tutti noi. Allora io dico, è facile dire questa amministrazione chiude i rubinetti, questa amministrazione sta facendo il pugno duro. Allora, facciamoci tutti un esame di coscienza e pensiamo che le fasce colpite ancora non è una fascia specifica, ma sono veramente tutti i cittadini. E noi, tutti noi, maggioranza, minoranza, assessori, sindaco, dipendenti comunali, cittadini, abbiamo una responsabilità su questo. Dobbiamo aiutarci a migliorare il modo di vivere insieme nella nostra città e la qualità della nostra vita. Grazie. Signori, io veramente non ho... Devo mantenere l'ordine, vi ho letto il regolamento, non mettetemi in condizioni di dover allontanare qualcuno dall'aula. Ve lo chiedo per cortesia. Va bene, adesso che lei mi ha segnalato questa cosa ne prendo atto, la ringrazio, però la prego di stare in silenzio. Grazie. Do la parola alla consigliere Perego. Grazie Presidente, buonasera a tutti, buonasera ai colleghi consiglieri, buonasera ai cittadini e buonasera ai lavoratori dell'ente. Ho chiesto anch'io, Presidente, il raddoppio dei tempi perché credo che... Le risulta? Ok. Perché credo che nel mio intervento vorrei affrontare il nodo cruciale della discussione su cui mi hanno già preceduto i miei colleghi, ma vorrei prima soffermarmi a fare alcune puntualizzazioni rispetto ad alcune cose dette dai colleghi di maggioranza ed alcune cose dette dall'assessore nella sua relazione introduttiva. Innanzitutto, collega Vincelli, io sono un po' preoccupata per lo stato dell'Amazzonia perché questa mail ci è stata inviata 4 giorni fa a tutti i consiglieri con gli allegati. Credo che la necessità di stamparla e sprecare 2 fogli a consigliere questa sera quando stiamo assessori, quando stiamo lavorando per le pubbliche amministrazioni digitali, forse è un di più. La ringrazio comunque per aver letto le domande poste da me, non dal collega Piano, poiché io in commissione ero assente a causa di impegni di lavoro. Rispetto ad alcune cose che sono state dette dal consigliere Ghezzi che mi ha preceduto. Consigliere Ghezzi, quando si fa riferimento al costo del progetto portato avanti con Fondazione Arca, io mi sento di dover precisare che quel progetto non è un affitto, quella cifra non è un affitto, quello era un progetto di housing sociale e l'housing sociale come tale contempla non solo il dare un tetto, ma contempla un percorso fatto con professionisti, con educatori e che evidentemente ha un costo diverso di un canone di locazione. Tra l'altro mi risulta, ricordo consigli comunali in cui l'allora consigliere Di Stefano e oggi sindaco ha sempre invece sostenuto la necessità di attuare in città progetti di housing sociale. Rispetto ad alcune osservazioni che ha fatto l'assessora al bilancio
Mi permetto di puntualizzare che le riscossioni e le entrate date dalla riscossione dell'IMU non sono frutto di un nuovo indirizzo politico. Nella tabella che è stata inviata a tutti i consiglieri ci sono le date di emissione. Se andate a vedere, ci sono tra le date di emissione del, appunto, per la riscossione, partono da febbraio, quindi a meno che non si voglia ipotizzare un nuovo indirizzo politico già da febbraio o la capacità di prevedere i tempi, direi che questa puntualizzazione va fatta e va sottolineata. Come mi permetto anche di esprimere, ovviamente, anche se questo non dipende dall'amministrazione, però una profonda amarezza rispetto alle politiche di Regione Lombardia in materia di sostegno alle politiche abitative, perché tagliare su un comune come Sesto San Giovanni 950.000 euro di certo significa mettere in difficoltà chi amministra la città e mettere in difficoltà la città stessa. Mentre sono contenta che il lavoro fatto di dialogo e di dialettica con Città Metropolitana abbia finalmente portato all'aumento delle risorse per l'assistenza agli alunni disabili delle scuole superiori. Quindi questo lo registro davvero con molto piacere e con molto favore. Dunque, questa sera... un'altra cosa, su questo non pensavo di doverlo sottolineare, ma visto che il collega Vincelli l'ha letto nelle domande che noi abbiamo posto all'amministrazione, noi abbiamo fatto delle domande rispetto a un finanziamento che l'amministrazione comunale già in precedenza si era aggiudicata su un bando per l'attrattività delle imprese. Abbiamo chiesto come questo finanziamento di 100.000 euro appunto ricadesse poi sull'amministrazione comunale. La risposta di certo ci lascia perplessi, perché trattandosi di un bando di attrattività delle imprese ci si dice che il progetto prevede rinnovo e ottimizzazione di impianti semaforici, ridisegno della segnaletica verticale e orizzontale, distribuzione degli attigui spazi a parcheggio, insomma, cioè lavorare per l'attrattività delle imprese e usare quelle risorse che dovrebbero essere usate per l'attrattività delle imprese in città per mettere a posto semafori, cartelli e marciapiede, forse dice che qualche passettino in più sulla programmazione nell'ambito dell'attrattività delle imprese, ecco, qualche passettino in più dovrebbe essere fatto. Veniamo al punto cruciale della variazione. Consigliere Ghezzi, qua non si tratta di scegliere dove mettere le risorse. Qua si sta togliendo a qualcosa che era già stanziato nel bilancio di previsione. Io parto da questa specifica, quel 1.200.000 euro c'erano nel bilancio di previsione. Ora si sta operando una scelta, poi dirò cosa penso di questa scelta, ma è la scelta di togliere a quello che è stanziato. Ovviamente è una scelta che non può essere rimandata oltre, nonostante il triste teatrino a cui abbiamo assistito martedì sera, dove ci si è appellati al rispetto dei lavoratori che si sono riuniti questa mattina in assemblea. Io mi sono permessa di dire al sindaco, e lo ribadisco ancora, che il rispetto dei lavoratori non era aspettare il dopo assemblea, il rispetto dei lavoratori era non iniziare nemmeno questo percorso, direi arrogante, iniziato con un zero, vi diamo zero, e arrivato poi ai 900.000 euro. Come arriviamo a questa sera? Questa sera arriviamo di fatto a nulla che è cambiato rispetto all'altro ieri, quindi un teatrino che poteva essere risparmiato. Arriviamo senza accordo, arriviamo dopo un percorso, come è stato evidenziato da chi mi ha preceduto, fortemente viziato, sia per come è iniziato con questa butade, appunto, di per noi il fondo è completamente azzerato, e per l'assenza, come è stato detto, di un documento di indirizzo politico. Mi permetto di sottolineare che in questo percorso c'è anche una profonda incoerenza, perché qualcuno in campagna elettorale ha continuamente sventolato il tema della meritocrazia e poi cosa va a fare? Va a eliminare la voce della produttività. Così come io mi permetto anche di sottolineare
che qua si tratta di venir meno a promesse fatte in campagna elettorale in maniera molto chiara e in contesti pubblici. Io ricordo ancora bene quell'incontro pubblico, quel confronto pubblico, non mi ricordo se prima o durante i giorni del ballottaggio, fatto in cui appunto l'oggi sindaco Di Stefano aveva detto che avrebbe voluto valorizzare i lavoratori dell'ente in quanto, e per quanto riguarda il fondo appunto avrebbe voluto anche aumentarlo. Ovvio, poi in quell'incontro io ricordo che il sindaco si era anche dato alla macchia interrompendo il dibattito pubblico, il confronto pubblico, però nulla lasciava presagire che quelle fossero promesse fatte solo perché si era in campagna elettorale. Anch'io voglio stigmatizzare il fatto che questa scelta è una scelta profondamente iniqua, è iniqua, sarebbe iniqua comunque su tutti i lavoratori, ma è ancora più iniqua nella sua iniquità perché va a colpire chi fa più fatica, i livelli appunto, lavorativamente parlando, i livelli inferiori dell'ente. Questa cosa mi indigna profondamente e io devo dire una cosa, che ci stiamo trovando di fronte a un'amministrazione che fa la voce grossa con chi fa più fatica fuori, ma che fa anche la voce grossa con i propri lavoratori. In alcuni casi arriva addirittura a incolparli di azioni che arrivano dalla politica e che invece vengono fatte ricadere esclusivamente sulla parte tecnica. Beh, io mi sento di dare un consiglio a questa amministrazione e mi sento di darlo anche a fronte della mia esperienza personale. È un consiglio di chi ha imparato nella sua esperienza politica che forse bisogna ragionare ed evitare passi affrettati, passi forse impulsivi. È un consiglio di chi ha imparato che forse meglio dei passi impulsivi c'è il valore del confronto e della mediazione. Ecco, il consiglio è questo. Rendetevi conto che ad amministrare non siete soli. Voi amministrate, guidate la città insieme a chi lavora con voi e insieme con voi ha l'onere e l'onore di guidare la città. Ecco, io dico che per l'atteggiamento che state voi dimostrando oggi rispetto ai lavoratori dell'ente, avete quella che un delegato sindacale ha definito un'intelligenza ostile, ecco, e che io invece mi sento più di definire, proprio perché non capite quanto sia importante lavorare insieme con loro, una miopia arrogante. Grazie consigliera Perego, do la parola al consigliere Vincelli. Grazie presidente, per una replica personale. Sono stato allora, la mia prima è stata, non me ne vogliano la collega Perego, Di Cristo e Stefania Di Pietro, la mia è stata una precisazione, in quanto nella commissione abbiamo fatto un lavoro, sono state fatte delle domande, sono state delle risposte. Quindi vuol dire che in commissione noi lavoriamo e quando ci sono delle risposte che andiamo a dare, vengono date. Era riferito giustamente al collega Piano, il quale diceva che non aveva ricevuto delle risposte. No, le domande erano quelle, le risposte ci sono state. E un'altra cosa, collega Di Cristo, sul discorso della riorganizzazione che voi avete richiesto, non è che era dovuta. Per l'articolo 42 della legge 267, visto che... Sì, sono delle risposte. Però scusi. Ma cosa fa? Mi toglie la parola? Secondo me, su delle... Ghezzi, mi scusi, consigliere. Ha chiamato Vincelli. Me, siccome è stato citato più volte all'articolo, sono stato... se vuole glielo leggo, per me esiste il fatto personale. Beh, una mia valutazione. Comunque diamo solamente una notizia. Collega Di Cristo, per quanto riguarda il riassetto, quindi di quella commissione, la commissione per il riassetto dell'organizzazione dell'ente comunale, non era dovuta, in quanto proprio per l'articolo 42 legge 267 le delibere che non passano dal consiglio non è necessario chiaramente il discorso alla commissione. Mi sembra che invece c'è stata la parte mia, quindi come presidente,
alta garanzia, affinché comunque il segretario e il sindaco venissero giù per illustrarci meglio, no, il riassetto per quanto riguarda l'organizzazione aziendale. Grazie. Grazie consigliere Ghezzi, do la parola al consigliere Pogliaghi. Buonasera a tutti, grazie Presidente. Io sarò abbastanza breve, ma volevo fissare alcuni punti rispetto a tutta la discussione di questa sera, in quanto si è parlato molto a lungo del rispetto dei lavoratori, non si è parlato, meglio, si è parlato molto poco del rispetto dei cittadini e anche, volendo, del rispetto dei fornitori. Perché partiamo da una situazione in cui il comune è in uno stato disastroso, un'azienda normale sarebbe già strafallita, altro che default della città metropolitana. Vi spiego meglio con due cifre. 2,5 milioni di buco di cassa, 14 milioni, scusate, di debiti verso i fornitori con una anzianità media di 90 giorni, quindi fuori dalla norma. Questa è la situazione che noi abbiamo trovato. Ripeto, questo nel privato è default, nelle amministrazioni pubbliche non lo è, ma è al limite. E quando è default è finita per tutti, cioè dopo lì è zero sicuro. Allora, oggi per noi impegnare 900.000 euro è un punto per valorizzare i lavoratori, perché non dimentichiamo che non firmare questo accordo avrebbe potuto dire zero. Avrebbe potuto dire zero per i lavoratori. Questo è un impegno reale da cui ripartiamo. È difficile come impegno, perché impegnare 900.000 euro quando si ha un buco di cassa, vuol dire quando non si ha i soldi per pagarli, vuol dire che quando non si pagano altre cose per pagare questi 900.000 euro, potrebbe essere considerato, apparentemente al di fuori di questo tipo di ente, un gesto folle. Per dare una breve risposta, anche se, come dire, non nel dettaglio, però dati i punti in cui ho anticipato, i 300.000 euro mancanti al 1,2 milioni vanno a ripianare il bilancio, vanno a ripianare una parte del bilancio, vanno a cercare un equilibrio che diversamente potrebbe portare il Comune in default. Ora, una domanda la faccio io, visto che stasera andava abbastanza di moda. Allora, come mai la precedente amministrazione ha stanziato e non ha impegnato? Probabilmente già si sapeva, mi do anche una risposta, probabilmente già si sapeva che non era coperto questo 1,2 milioni. Grazie. Grazie a lei, consigliere Pogliaghi. Do la parola al consigliere Piano per la risposta, per fatto personale. Grazie Presidente, ma io ho pensato di rinunciare perché non volevo scendere al livello condominiale col consigliere Vincelli rispetto alle osservazioni che ha fatto, perché in realtà io non ho ricevuto quella documentazione di cui parla, continuo a ricevere inviti a parate, sante messe, ma poi i documenti che mi interessano non arrivano. Poi un invito magari al consigliere Vincelli anche ad entrare nel merito del tema, perché essendo autorevole rappresentante di Sesto nel Cuore forse mi sarei aspettato che magari sul problema che abbiamo sottoposto all'attenzione del Consiglio prendesse posizione anziché occuparsi degli scambi di corrispondenza. Grazie. Grazie a lei, consigliere, do la parola al consigliere Di Cristo. Grazie Presidente. No, io invece, mi spiace anche a me scendere, come dice lui, a livello condominiale, ma mi adeguo. Per precisazione, io non ho mai messo in dubbio la serietà del consigliere Vincelli come Presidente della Seconda Commissione, lo ribadisco pubblicamente. Neanche penso, e conosco bene l'articolo che ha citato, ma lo ringrazio per avermelo ricordato, che non era un atto dovuto.
Però si è fatta anche, ha omesso una parte, lei probabilmente non se lo ricorda, che in commissione abbiamo sottolineato che se si fosse voluto avere da parte della maggioranza un percorso condiviso, forse era il caso di condividerlo in corso d'opera. Abbiamo preso atto che ci è stata data, giustamente come da regolamento, l'informativa su nostra richiesta. E questa è la prima precisazione. La seconda, per il consigliere Ghezzi, probabilmente non conosce... devo imparare ancora... Pogliaghi. Le cifre sono un po' diverse, mi permetta, le conosco un pochino meglio di lei, quelle della città metropolitana, anche se non è argomento stasera, quindi non paragoniamo le cifre di questo ente con quelle della città metropolitana. Lì si parla di 50 milioni di default, però le porta anche un dato politico. Con 50 milioni di default da 3 anni a questa parte non c'è nemmeno un articolo 90 e un articolo 110. È una scelta politica. Grazie. Grazie a lei, consigliere Di Cristo. Do la parola alla consigliera Pagani. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, io non ho chiesto il raddoppio dei tempi per due motivi. Il primo perché vorrei essere, come dire, sintetica, non ripetendo tutta una serie di cose che sono state dette dai colleghi di minoranza. Questo anche, come dire, per dar conto, perché secondo me ha un valore politico questa cosa, per dar conto, come dire, ad un'unità di posizione dell'intera minoranza rispetto alla votazione di oggi. E allora voglio fare questo, voglio aggiungere un pezzettino rispetto alla discussione, che è il mio, ovviamente, pezzettino, e che metto a disposizione del Consiglio. E vorrei dire questa cosa, sulla quale ho molto riflettuto anche in questi giorni, in merito a quello che è il tema, no, di oggi, che è il punto cruciale di questa variazione, e quindi il fondo. Io credo che questo tema sia in realtà, se riusciamo e se abbiamo voglia di farlo, possa essere anche una lente di ingrandimento un po' più grande per cercare di comprendere, secondo me, o di sottolineare una fatica che io, ripeto, do uno sguardo soggettivo, che io leggo però all'interno di questa giunta. E per me questa fatica si traduce nella fatica di un ragionamento complesso, ma questa, dal mio punto di vista, è la politica. Oggi parliamo del fondo qua, ma abbiamo parlato, e abbiamo parlato in città di piccoli e grandi, abbiamo parlato del centro culturale islamico, abbiamo parlato, non qua, ma abbiamo parlato dei lavoratori dell'ex GDD che sono stati spostati agli asili nido. Informati, neanche informati, spostati, formati, nemmeno formati. Gli sgomberi ad alcune associazioni, e guardate, non è una questione personale, è una questione politica, anche questa. Tutto questo, secondo me, parla di una difficoltà a costruire una sintesi. Si dice tra microprocessi sui territori e macroprocessi di politiche di governo. Però io raccolgo l'invito del consigliere Molteni di qualche consiglio fa, quando disse, va bene, però parliamo come mangiamo. Ok, allora parliamo come mangiamo. La difficoltà di costruire una sintesi tra ciò che voglio fare e legittimamente faccio, perché governo, e come lo faccio, e come lo faccio. Questa difficoltà di sintesi o mancanza di sintesi in realtà è necessaria, ed è necessario raggiungerla, e questo è uno sforzo che ci riguarda tutti. Non vi riguarda, ci riguarda tutti, riguarda ognuno di noi per la sua parte. Un paio di giorni fa è stata inaugurata, intitolata, una via ad Anna Frank.
E in quell'incontro sono state dette delle cose molto importanti, secondo me, che hanno una grande rilevanza politica. In quella sede il vice sindaco Caponi ha detto che la presenza di tutta la giunta in quella sede non era solamente una presenza atta a dimostrare un intento condiviso, cioè tutti siamo d'accordo nell'intitolare la via ad Anna Frank, ma era soprattutto l'assunzione di responsabilità di tenere unita una comunità. Questo è stato detto, queste sono state le parole usate. E guardate che questa è una responsabilità importantissima che noi abbiamo come istituzioni, È una responsabilità importantissima. Questa città da mesi è logorata da fratture, lacerazioni e da ferite. Questo non toglie alle responsabilità di oggi, questo non toglie alle responsabilità di oggi, di tutti noi, ma non le toglie. Queste ferite ci sono. E non solo fanno male, ma sono anche ferite pericolose. Perché guardate che in tutti questi anni le difficoltà economiche hanno aumentato le richieste dei bisogni delle persone, ma a fronte di queste richieste di bisogni non è aumentata una richiesta di trovare soluzioni democratiche a questi bisogni. Purtroppo sempre più spesso, e l'abbiamo visto con quello che è successo a Como, purtroppo sempre più spesso di fronte ai bisogni le risposte che si danno sono risposte di populismo, ma quello drammatico, quello violento, quello che non include la democrazia. E la nostra responsabilità come istituzioni di questa città è di fare esattamente il contrario, di fare esattamente il contrario. Secondo me la responsabilità più grande che noi abbiamo come istituzioni non è quella di affermare la nostra visione di città, ma è quella di costruire dei percorsi condivisi con tutte le parti, certo partendo dal nostro punto di vista, ma il nostro punto di vista non può essere esaustivo di tutto, non può essere questo il governo della città. E guardate che questo è importante, perché le visioni non si sposano. Il matrimonio è un atto di fede. Il matrimonio è un atto di fede, che sia religioso, che sia laico, è un atto di fede. Mi sposo perché sono convinto che durerà tutta la vita. La politica non è un atto fideistico, è un'altra cosa. La politica è assunzione di responsabilità e di scelte che si fanno sulla base di contesti studiati e però anche condivisi tra le parti. Io credo che la città non ci sta chiedendo di essere solo veloci, la città ci sta chiedendo a noi tutti di essere anche adeguati nelle risposte che diamo. E la velocità non può essere l'unico criterio se va a discapito di tutta una serie di altre questioni che sono importanti. L'ultima cosa che voglio dire è che io non, sinceramente non credo, rispetto a quello che ho sentito, consigliere Ghezzi, che la dignità dei cittadini passi anche nel non mettere i cittadini uno contro l'altro, rispetto ai bisogni che hanno, e addirittura neanche in maniera schizofrenica, perché qua un lavoratore si deve chiedere se è meglio portare un pochino di più a casa, se è meglio non avere una buca per strada. Ma non si mettono i bisogni uno contro l'altro, si cercano, forse a volte nemmeno si trovano, però si cercano soluzioni fatte di percorsi condivisi
di percorsi condivisi. La condivisione non elimina e non toglie niente alle proprie posizioni, ma noi siamo una comunità. E allora, siccome voi state governando con il consenso, cambiate significato alla parola consenso, ok? Non è soltanto delega che ricevete e delega che attuate. Consenso è anche condivisione, senso di significato. Una città la costruiamo tutti insieme. E non si possono veramente più vedere questi strappi e queste lacerazioni che sono ferite che nessuna, non Sesto San Giovanni, che nessuna città merita. Grazie. Grazie a lei, consigliera. Do la parola alla consigliera Fittò. Grazie, Presidente. Vorrei partire dalla parte finale dell'intervento della consigliera Pagani, quando dice non si mettono... Chi governa, chi amministra, non deve avere come punto di né partenza né di arrivo quello di dividere una comunità, ma quello di unirla. Nella fattispecie, molti di questi lavoratori sono anche nostri cittadini. Quindi attenzione alle parole quando si usano. Allora, io sarò brevissima, molte cose sono state dette, le condivido tutte, anche perché... Ovviamente questo, almeno all'interno di un gruppo allargato, mettiamola così, della minoranza, è stata una discussione iniziata anche nei giorni scorsi, perché la scelta che viene fatta questa sera è una scelta molto politica, non ha nulla di tecnico. E il fatto che sia molto politica è stato evidenziato molto bene dalla relazione dell'assessore Pini. L'assessore Pini ha fatto una relazione che, come già diceva l'assessore Piano, non tiene minimamente conto dell'unico, scusi, le voglio ancora, del consigliere Piano, non tiene minimamente conto dell'unico tema politico, cioè quello della riduzione del fondo di produttività. Non è una dimenticanza, è una scelta. E ha fatto una relazione che era sostanzialmente una replica uguale della relazione fatta dal consigliere Pasquinelli, il quale anche lui, se non ho, scusate, ok, Bonomelli, e se non mi è sfuggito qualcosa, ed eventualmente chiedo scusa, non ha neanche lui evidenziato questo passaggio che è stato oggetto nella commissione consigliare. Quindi un passaggio politico fondamentale che è stato omesso dall'assessore. Però il passaggio politico l'ha fatto l'assessore alla fine. Alla fine ha detto questa variazione di bilancio non tiene conto di quello che è veramente la volontà politica, qualcosa del genere, di questa amministrazione che vedremo l'anno prossimo. Però una scelta politica già viene fatta. E allora dico, se tanto mi dà tanto, vuol dire che la direzione è quella. Perché se l'unica scelta politica fatta è questa, vuol dire che la direzione è questa. Se non sarà così, saremo i primi a complimentarci, ovviamente. Anche il non detto dice molto, anche il non detto in politica dice molto. Che sia un disegno politico lo credo anch'io, consigliere Di Cristo. Lo credo anch'io perché non è una giunta che non conosce le vie per arrivare ad ottenere degli obiettivi. C'è gente anche molto, con molta storia in questa giunta. Non sono dei neofiti della politica. Forse volevano arrivare proprio qua. Sì, io ne sono molto convinta. Ne sono molto convinta che tutto ciò abbia una volontà di ricaduta nelle trattative sindacali e nella logica politica di continuare a creare quegli strappi di cui parlava la consigliera Pagani. Nella logica politica di voler continuare a dividere una comunità. Nella logica politica di voler continuare a costruire dei muri. Nella logica politica di ignorare quelle che sono le difficoltà della sintesi, ma non perché non si sanno applicare, perché ripeto, io riconosco a questa amministrazione una capacità, quindi non perché, come dire, c'è una difficoltà, ma perché c'è una volontà politica molto forte per arrivare qua.
E poi c'è la responsabilità politica di quando si dicono le cose anche in campagna elettorale. Allora, me la ricordo anch'io quella sera, quando in un confronto con il sindaco, a domanda specifica che è stata fatta a tutte e due, ci è stato chiesto: ma manterrete questo 1,2 milioni? Ovviamente io ho detto certo, l'abbiamo fatto in questi anni, continueremo, sapendo, come dire, che ha un peso nel bilancio, ma è una scelta politica. E il sindaco Di Stefano ha detto certo, magari anche di più, anzi è l'unica voce del bilancio che avete sempre portato in consiglio che avrei votato. Io gli ho fatto notare: bene, almeno una dichiarazione che lo dicesse pubblicamente in aula, non voto questo bilancio, ma quella parte lì mi interessa, sono convinto. Mai stata una dichiarazione, c'è mai stata, io mai sentita. Allora mi viene da dire, se si mente su una cosa di genere, sicuramente mentirà, ma forse faccio un'illazione, su quello che sarà il futuro dei nidi. Perché se c'è questa abilità nel continuare a tornare indietro, come se nulla fosse, senza neanche ascoltare quello che dicono gli altri, è chiaro che quella facilità poi avrà anche altre ricadute. E poi la responsabilità politica sta anche nelle parole che quella sera sono state dette, sindaco Di Stefano, parole molto importanti per me. Lei ha detto: andrò a prendere l'ultimo dei lavoratori per motivarlo come se fosse il primo. Andrò a prendere l'ultimo dei... No, sono parole importanti, nobili. Andrò a prendere l'ultimo dei lavoratori per motivarlo come se fosse il primo. Sono parole forti in politica. Ecco, io credo che questa sera, votando questa delibera, non si vada a prendere l'ultimo dei lavoratori per motivarlo come se fosse il primo, ma gli si dice: tu sei l'ultimo dei lavoratori. Grazie, do la parola al consigliere Recupero. Prego, consigliere Recupero. Grazie Presidente e buonasera a tutti. Dunque, abbiamo ascoltato con grande interesse la relazione dell'assessore Pini, a cui facciamo i complimenti. Assieme ai collaboratori che hanno permesso di raccogliere oltre 1,1 milioni di IMU non pagati in precedenza. Prendiamo anche atto dell'ennesima eredità avvelenata dal malgoverno precedente, con un gran pasticcio sulla parte accessoria della retribuzione, che in gran parte è a discrezione della Giunta e deve essere erogata secondo merito e risultato verificabile. I criteri di valutazione e l'importo, ebbene, siano concordati con la rappresentanza sindacale. Preso il controllo dell'amministrazione alla fine di luglio, lavorando tutte le ferie, è stato scoperto che non esisteva alcun accordo alla copertura del 2017 e quindi la nostra giunta ha aperto un tavolo di trattativa con le organizzazioni sindacali, per senso di responsabilità verso tutti i lavoratori, a cui l'amministrazione statale, targata PD, non adegua il salario dal 2008. Per quanto non dovuto, ai sensi di legge, per i precedenti errori e leggerezze di altri, non ci sembrava corretto far pagare il conto ai lavoratori. Avevamo infatti la piena possibilità di non dar nulla come salario accessorio per il merito e con queste somme pagare il 10% dei debiti lasciati dalla Giunta Chittò verso i fornitori, che a loro volta hanno i dipendenti e devono pagare anche gli stipendi. Poi abbiamo considerato che i cattivi amministratori erano stati bocciati dai cittadini e che non tutti i lavoratori avevano colpa anche di un cattivo sindacato. Con grande fatica abbiamo trovato risorse per 900.000 euro, cifra che al tavolo sindacale è stata ritenuta congrua e soddisfacente. Per una parte importante dei lavoratori ha ratificato come congrua e abbiamo deciso di erogarli anche in mancanza delle condizioni cogenti per farlo. Ci aspettano ancora anni duri e difficili, gli effetti di una malgestione che dura decenni produrrà danni consistenti. Ancora per alcuni anni, ma saremo degni della fiducia dei nostri elettori e del rispetto di tutti i cittadini non intossicati da cattiva politica. Abbiamo fatto un altro passo importante per il lungo cammino. E poi mi rivolgo al consigliere Chittò. Non è che motivando i dipendenti, dandoci dei soldi in più, li motiviamo. Si motivano con altre, anche con altre situazioni. Grazie per la vostra attenzione.
Grazie consigliere, do la parola alla consigliera Aiosa. Grazie presidente, buonasera. Ma io mi permetto, visto che molte cose sono state già dette, mi permetto di fare una riflessione. Innanzitutto non mi sento schizofrenica, nel senso che la descrizione che molti di voi hanno dato sulle decisioni che si stanno venendo a prendere, sembra che, come ha descritto molto bene la consigliera Pagano, sembra che siano fatte per andare a creare, e la consigliera Chittò, credo che è stato detto che sono fatte per andare a creare muri e per andare a creare fratture. Oddio, una considerazione del genere potrebbe far sorgere il dubbio di una pazzia generalizzata, perché credo che qualsiasi amministrazione che si proponga di governare una città o di governare qualsiasi cosa, comunque tutto abbia in mente tranne che creare muri o di fare fratture. Mi permetto di riportare la discussione. Allora, io credo che questo passaggio che stiamo facendo stasera non ci sia una persona in quest'aula che possa dire di essere felice di farlo. Però, oltre a tutto quello che lei ha descritto, consigliera Pagano, e che io ascolto sempre con Pagani, e che io ascolto sempre con molto interesse, perché comunque dai suoi interventi viene fuori quello che è per lei la politica e quello che è seduta a fare su quella sedia, che non è mero spostamento di piastrelline, ma è un sentimento che nasce da qualcosa che probabilmente lei vive in maniera molto profonda. Dietro a tutto questo ci sta la sostanza, dalla quale purtroppo non si può prescindere. Cioè, noi possiamo avere la volontà di poter fare qualsiasi cosa, avere la volontà di valorizzare i dipendenti, mi auguro anche a livello lavorativo, di funzionalità, di responsabilità e non solo dal punto di vista economico. Potremmo decidere di fare tutte le cose migliori del mondo, se in questo momento i soldi non ci sono, mi piacerebbe che qualcuno mi spiegasse come lo facciamo. Nei ragionamenti che si sono fatti in questi giorni e che girano per la città, perché questa è una struttura di 11 piani che, esattamente come parlava sotto la giunta Chittò, parla anche adesso sotto la giunta di Stefano. Nei ragionamenti che si facevano in questi giorni è venuto fuori più volte il fatto di dire: benissimo, ma 300.000 euro cosa cambiano? È vero, su un bilancio come quello del comune di Sesto San Giovanni io credo che si possa affermare che 300.000 euro probabilmente non cambiano niente. Bisogna vedere però qual è il dato da cui partiamo, e bisognerebbe anche sottolineare che l'iniziativa e la decisione politica che è stata presa che verrà presa questa sera con questa delibera non è l'unica iniziativa che si sta facendo. Io spero che al più presto tra noi consiglieri ci sia la possibilità di confrontarsi con i vari assessori per capire tutte le cose che si stanno mettendo in piedi. Ovvero, parliamo del tema casa. Io sono molto curiosa e molto interessata di sapere nei dettagli quello che l'assessore D'Amico ci racconterà sulla morosità e sulla situazione che è stata trovata nelle case. Il tema del verde è già stato evidenziato. Noi abbiamo una partita interamente scoperta, dove grazie a Dio abbiamo un assessore che sta facendo i salti mortali per rispondere a tutte le istanze dei cittadini. Mi dispiace che non ci sia stasera. L'assessore Magro è un assessore che riceve quotidianamente fotografie da parte nostra, da parte dei cittadini, e che in tempo reale cerca di risolvere le emergenze, perché in questo momento il verde non è curato, è gestito in emergenza, che sono due cose completamente diverse. Silenzio per cortesia, facciamo parlare la consigliera, grazie. Si ascoltano da una parte, sarebbe educato ascoltare anche no, la no, poi non è un problema, cioè non è che giustamente siamo signorina
La ringrazio, le rinnovo per cortesia di lasciarla parlare. Ma io posso, grazie. Ma guardi, io credo che in quest'aula purtroppo stasera quelli che sono seduti da questa parte hanno una posizione che non è sicuramente favorevole alle persone, a tutti voi che siete seduti qui, ma secondo me questo non è il vero problema. Non è il vero problema, perché il vero problema nasce da... Consigliere Rosa, si rivolga per favore. Questo non è il vero problema per un semplice motivo, perché noi poi potremo andare a fare altre scelte, ma non possiamo farci tutti i ragionamenti e i voli pindalici di questo mondo. La realtà dei fatti è che in questo momento, per pagare gli stipendi e per dare i soldi ai nostri lavoratori, noi stiamo attingendo a dei soldi che non abbiamo, perché abbiamo uno scoperto di cassa di 2,5 milioni. Quindi tutte le volte ci facciamo prestare i soldi per poter pagare gli stipendi e su questi soldi ci paghiamo degli interessi. Ora io posso capire che al lavoratore, visto che di mestiere faccio la piccola imprenditrice, io posso capire che al lavoratore di questa roba possa non fregargliene niente e possa semplicemente dirmi: io voglio i miei soldi perché tu stai discutendo di una roba che io ho già fatto. Però dobbiamo anche dirci la verità, perché io ho ascoltato tutto con molto interesse, ma la verità non è solo quella roba lì. Allora ci diciamo che noi in questo momento stiamo facendo una scelta politica impopolare, ma che questa scelta politica è dovuta a una situazione che in qualche modo dovremmo risolvere. La giunta si sta muovendo in maniera elefantiaca. Può essere anche vero, ma ogni coperchio che si apre, ogni coperchio che si va ad aprire, contiene una situazione che non è stata gestita in maniera corretta o che non è stata gestita in modo tale, visto che da 4 anni che ci diciamo che il governo centrale ha tagliato le risorse, che abbiamo 20 milioni di euro in meno rispetto a quello che avevamo prima. Da quando io mi sono insediata nel 2012, ho terminato il mio mandato un anno prima della fine dello scorso mandato, non ho mai visto soluzioni al fatto che noi non avevamo soldi. E in maniera molto onesta dico che questo è il risultato di una continuità. Questo non è il risultato della giunta Chittò, questo è il risultato di 72 anni in cui questa città è stata gestita con le stesse persone, con le stesse modalità. Ci fosse stato per 72 anni la destra, secondo me sarebbe successa esattamente la stessa cosa, perché l'alternanza politica è sana nel momento in cui permette comunque di poter fare dei cambiamenti. Chi arriva e si insedia come persona nuova, in qualche modo ha una visione diversa, cerca di risolvere i problemi diversi, perché se io il problema lo guardo sempre nello stesso modo e con la stessa angolazione, in più la politica, diciamocelo chiaramente, non è proprio quella roba dove ci si confronta e dai confronti nascono genialità. Il confronto della politica è fatto per ammazzarsi e per sputarsi in faccia le cose che comunque in qualche modo nelle varie stanze delle commissioni o del consiglio ci dobbiamo dire. Tutta sta costruttività, onestamente, io non l'ho mai vista. Quello che può cambiare adesso è l'orizzonte, è il buco dentro cui io guardo il problema e dentro cui cerco di trovare la soluzione. Ad oggi la problematica è che questo ente deve pagare una miriade di soldi ai fornitori che non ha. Ad oggi è che questo ente non ha nemmeno i soldi per pagare gli stipendi e per pagare i 300.000 euro. Mi piace? No, non mi piace, neanche un po'. Ma la responsabilità comunque di un governo è quello di andare a prendere assessorato per assessorato tutte le partite, vedere quello che non va, vedere, non parlo neanche di sprechi, parlo di cose che magari noi potevamo gestire e da cui potevamo ricavare economicamente delle cose diverse che oggi non ci avrebbero portato alla situazione in cui siamo, perché comunque non è possibile che ci siano situazioni di pagamenti, di bollette, di luce, acqua, che ammontano a cifre spropositate. Perché è successa questa cosa? Forse adesso la visione di dire te lo prendi in carico, ti paghi le utenze, te lo gestisci dalla A alla Z se lo vuoi, se no me lo ridai, potrebbe essere una cosa che non ci fa mettere denaro
su quella partita e di conseguenza ci avanzano soldi per fare altro? La situazione in cui verte la città in questo momento, perdonatemi, è sotto gli occhi di tutti. Allora probabilmente la vostra parte verrà a dirvi che vede le fratture, che vede le rotture, che siamo le bestie grame di Sesto San Giovanni. Ci sono persone, non è un termine che è stato usato, l'ho usato io in questo momento, ci sono persone invece che vedono che gli alberi vengono tagliati, che le cose che vengono segnalate agli assessori vengono fatte. Per fare queste cose ci vogliono i soldi, non si fanno con le idee politiche, ci vogliono i soldi e i soldi non ci sono. Per favore, ordine per cortesia, facciamo parlare la consigliera. Prego, prego consigliera. Finito? Chiudo la discussione e do la parola al signor sindaco. Sì, grazie Presidente. Volevo ringraziare anche tutti i consiglieri che sono intervenuti. Volevo ringraziare anche della disponibilità e dell'attenzione anche i lavoratori, i cittadini che sono intervenuti questa sera a seguire questo consiglio che per noi è un consiglio dove dobbiamo prendere una decisione ovviamente difficile, una decisione impopolare, ma è una decisione che va presa, non è che può essere rimandata o non presa. Noi abbiamo iniziato, come è stato detto questa sera, la trattativa a inizio di ottobre, nonostante il fondo per il 2017 poteva essere già sottoscritto da gennaio 2017 fino a giugno che ci siamo insediati, ma chi ci ha preceduto ovviamente ha ben pensato di non ufficializzarlo, di non formalizzarlo, di non renderlo operativo. Ce lo siamo trovati noi e ovviamente abbiamo iniziato la trattativa a ottobre. Che cosa abbiamo fatto fino a ottobre? Abbiamo controllato un attimino i conti, abbiamo detto, è vero, in campagna elettorale abbiamo detto 1,2 milioni, ma io sono rimango di quell'idea e la sottoscrivo. Secondo me i lavoratori devono essere valorizzati, devono essere stimolati, devono essere premiati, ma ci mancherebbe, siamo i primi a sottoscriverlo. Certo che se chi ci ha preceduto gli è piaciuto andare al ristorante, mangiare, non ha pagato il conto, tanto il conto lo pagano quelli che arrivano dopo, querelami pure, non ti preoccupare, querelatemi tutte e due, non ho problemi, non ho problemi. Beh, allora se il conto lo devono pagare quelli che arrivano dopo, va bene, allora iniziamo a controllare esattamente che cosa, qual è il debito che è stato lasciato, perché poi è facile parlare alla pancia della gente, alla pancia dei dipendenti, alla pancia dei cittadini, quando poi uno deve amministrare e gestire quelle che sono, quello che è stato il malgoverno da parte della precedente realtà politica, che sia durata 70 anni, che sia durata 5 anni, quello che è durato, beh, allora si devono prendere delle decisioni. La fotografia attuale è quella che è stata fatta dai consiglieri di maggioranza, dei partiti e dal polo civico, è stata fatta una fotografia dettagliata. Abbiamo 14 milioni di fornitori da pagare, si tratta anche di piccole e medie imprese che hanno dei dipendenti, molto spesso anche un fornitore che ha un'azienda e vanta dei crediti nei confronti di un terzo, in questo caso il comune, anche loro devono pagare gli stipendi ai loro dipendenti. Abbiamo un'anticipazione di cassa di 2,4 milioni di euro, quindi se qualcuno gli dice che come li ha utilizzati quei 300 mila euro, li stiamo utilizzando anche per pagare gli stipendi, nonostante l'anticipazione di cassa che stiamo utilizzando, sulla quale poi paghiamo pure i tassi di interesse. Le utenze, abbiamo trovato una situazione tipo il carro ponte. Io quando mi sono insediato
Ho fatto fare il calcolo agli uffici tecnici, hanno indicato 269.000 euro di utenze e quando gli ho chiesto quando le pagano, qualcuno mi ha detto si sono dimenticati di allacciarsi le utenze. L'appalto sui rifiuti, non c'è un controllo sull'appalto dei rifiuti, è partito da 2 settimane il controllo, sono state fatte 15 contestazioni perché molto spesso chi faceva... Però... Ma quando tocca a te parli, poi quando tocca a me però, io non sono, per educazione non sono intervenuto. Poi ognuno dice che l'altro dice bugie, io sto portando dei dati, cioè se i numeri sono bugie, non lo so. L'appalto sui rifiuti, noi siamo partiti con dei controlli, dei semplici controlli, perché molti cittadini ci dicevano noi paghiamo l'appalto del servizio, però saltano la via, non puliscono il giardinetto. Effettivamente su 15 contestazioni, 12 sono andate in porto e decurtiamo adesso, abbiamo tutto l'iter della contestazione fino a conclusione che prevede il non pagamento della contestazione in essere. Perché prima la città, ovviamente l'azienda era la stessa, il funzionamento era lo stesso, il disservizio era lo stesso, però nessuno aveva mai avviato questi controlli. Abbiamo parlato del danno economico seguente all'esternalizzazione del centro diurno disabili, anche quello è ricaduto completamente sulla spesa pubblica e sulla spesa dell'ente, senza un monitoraggio, senza una ristrutturazione del debito. Abbiamo parlato del progetto di Fondazione Arca. Io ricordo che quando si fa un progetto che ha dei costi sui 700.000 euro, bisogna fare una gara d'appalto, bisogna fare un bando, non è che si possono stanziare soldi della pubblica amministrazione in questo modo, però così è stato fatto. Sì, con la massima discrezionalità, magari c'era un privato sul mercato che lo stesso servizio lo offriva a un prezzo inferiore, a un costo inferiore. Si è parlato dell'appalto del verde, oggettivamente siamo... l'appalto del verde non c'era una copertura economica, in aggiunta ci siamo ritrovati una situazione di emergenza per quanto riguarda la gestione degli alberi, perché con i primi venti sono iniziati a cadere alcuni alberi e ci hanno detto in certe vie sono da 5-6 anni che l'amministrazione per risparmiare non tagliava gli alberi. Bene, peccato che molti alberi erano vicini a scuole e asili nido, tipo quello in via Bellini che è crollato. Beh, che dire, abbiamo trovato questa situazione, abbiamo avviato una trattativa che si può discutere nel merito, non è piaciuta a alcuni consiglieri come è stata avviata. A me interessa di solito la conclusione della trattativa. Abbiamo partecipato al tavolo volutamente anche la parte politica con la realtà civica appositamente per vedere quali fossero le criticità, la possibilità di trovare una soluzione, perché vogliamo affrontare i problemi della città responsabilizzando anche le realtà che comunque ragionano non soltanto per compartimenti stagni, ma bisogna ragionare nel complesso quando ci si trova ad amministrare. Beh, mi spiace oggettivamente, dopo un mese e mezzo, 2 mesi di trattativa, che sembrava fosse, avesse raggiunto un momento di chiusura. E tant'è vero che l'altro giorno abbiamo deciso di rimandare la delibera a questa sera, proprio per non far sentire vincolati o comunque fare un'azione unilaterale da parte dell'amministrazione nell'indicare quello che era il fondo. Mi dispiace perché a questo punto, non essendoci stata la volontà da parte dell'Assemblea di sottoscrivere quella che era la proposta, che conti alla mano, noi
se avessimo voluto fare un ragionamento prettamente numerico, in base ai dati che sono oggettivamente quelli dell'ente, avremmo dovuto dire non diamo nulla perché servono tutti quanti per ripianare il buco. Però ci siamo assunti la responsabilità politica, l'abbiamo affrontata in maniera molto leale e corretta con i sindacati, abbiamo spiegato quelle che erano le nostre motivazioni, e ci siamo formalizzati su una richiesta di 900.000 euro che oggi confermiamo e che abbiamo già indicato alle realtà sindacali con le quali ci siamo seduti al tavolo. Abbiamo intenzione di dare un segnale di responsabilità e propositivo anche in prospettiva del 2018 con un piano di razionalizzazione proprio per consentire un miglioramento di quello che è l'importo del fondo che oggi viene stanziato. I 300.000 euro dove sono finiti? Sono stati spalmati sulle voci di bilancio utili per le attività che abbiamo fatto in questi mesi. Sono stati utilizzati per i minori affidati al comune, quelli che ci sono stati assegnati dall'autorità giudiziaria, sulle utenze, sull'agenzia casa, sugli stipendi. Sono stati utilizzati per la gestione dell'ente, non sono stati utilizzati chissà come. Io capisco che la situazione non è rosea per i dipendenti, non è rosea per i cittadini, non è rosea per molti, ma soprattutto non è rosea neanche per chi si siede da questa parte con tutta la nostra maggioranza a dover affrontare situazioni del genere con dei conti in questo modo. Ripeto, capisco che è una scelta difficile e impopolare, è una scelta che fa arrabbiare. Condivido, penso che a parte invertite sarei lì sugli spalti anch'io a contestare chi decide di ridurmi il premio. Però questa situazione l'abbiamo ereditata, la dobbiamo gestire in maniera molto responsabile, lo vogliamo fare con un'ottica di, e riprendo le parole che mi sono state messe prima in bocca, con l'ottica di voler creare delle opportunità proprio per chi è l'ultimo dei lavoratori, per avere un ambiente e la possibilità di essere uno dei primi lavoratori, proprio con la possibilità dell'impegno e del lavoro che quotidianamente svolge per la nostra città. Grazie. Grazie a lei, signor Sindaco. Presidente, faccio presente che alla delibera è stato presentato... Presidente, dovrei intervenire per fatto personale. Io ho chiuso la discussione. Non fa parte della discussione, è solo un piccolo intervento per fatto personale. Stavo dicendo, consigliera Perego, mi può chiudere un attimo? Io ho chiuso la discussione. Non esiste in questo caso il tasso personale, non c'è. Se lei mi trova l'articolo, io non l'ho trovato, l'ho cercato e non l'ho trovato. Consigliera Chittò, lei fa quella faccia, però io purtroppo le devo dire che sta sbagliando, secondo il mio punto di vista. Però io ho chiuso la discussione, ho dato la parola al signor Sindaco, c'è la parola alla Giunta, al Vice Sindaco o all'Assessore Pini, se me lo chiederà. Dopodiché devo far presente che alla delibera è stato inserito un ODG e sull'ODG lei potrà dire tutto quello che vuole. Perché fare una polemica inutile? Se vuole aggiungere qualcosa lo potrà fare, ma lo può fare tranquillamente. Lei ha inserito in delibera un ODG. Durante l'ODG, quando lo presenterà, dopo ha tutto il tempo per parlarlo. Do la parola al Vice Sindaco Capponi.
Grazie e buonasera a tutti. Ma io sono abituato a metterci sempre la faccia e assumermi le responsabilità, quindi lo farò anche stasera. Credo però che dobbiate farlo anche voi, stasera non l'avete fatto. E lo dico senza nessuna vena polemica, perché andare a ripercorrere aspetti della campagna elettorale quando avete detto delle cose non vere non è proprio un vantaggio per voi, perché mai ci saremmo aspettati di trovare una situazione simile. Lo dico veramente col cuore stretto. Soprattutto lei, consigliera Chiton, mi meraviglio del suo intervento, perché vedete, in Italia il problema della politica, della città, del paese che non funziona è che, questo mi riconosco come fortemente civico, se una persona mi propone qualcosa di buono, ma dall'altra parte è sempre sbagliato ed è un nemico da abbattere. Consigliere Piano, ma lei non era quello che parlava dell'esternalizzazione di tutti i servizi, mantenendo solo il servizio anagrafe, riducendo del 50% dei dipendenti? Oggi la vedo invece paladino, perché sta prendendo delle posizioni pretestuose di arroganza politica, cavalcando un malcontento, che io dico legittimo, da parte dei dipendenti. Lo dico a voce alta, ma questo non è modo di far politica, perché in questo modo qua noi affossiamo il nostro paese. Noi provate a rapportare quello che sta capitando nella nostra città Sesto nel sistema Italia. Noi stiamo ragionando in modo diverso, in modo discontinuo. È vero, certo, sarebbe stato molto più facile continuare nel solco di come fanno i partiti, portando tutte le pubbliche amministrazioni in situazioni di dissesto. Allora, consigliere Piano, quando si creavano i 6 milioni di buco delle farmacie comunali, dov'è che era? Dove? A risolverli. Se non era per l'opposizione non sarebbe venuto fuori nulla, consigliera Chiton, nulla. Avete rifiutato addirittura l'azione di responsabilità amministrativa nei confronti dei vecchi amministratori per difendere interessi di partito. Allora la sfido a rivedere quella registrazione. Questo vuol dire insultare questa gente qua, questo vuol dire insultare i cittadini. Si assuma le sue responsabilità di un governo che ha gettato la città in una situazione drammatica. Quando ha dato Bibbona, vi siete dimenticati di incassare l'affitto di Bibbona. 4 anni. 4 anni di affitto di Bibbona. Avete dato un carro ponte a 5.000 euro pagando anche i servizi della polizia locale. Avete mandato in rovina una struttura come Rotimania che valeva 2 miliardi di lire e che adesso non riusciamo neanche a vendere per 100.000 euro. L'avete ridotti a rudere. Abbiamo immobili sfitti per centinaia di migliaia di euro. Le vecchie sedi dei quartieri inutilizzate. Questa è la verità. Lo dica, lo affermi, chieda scusa a queste persone, perché se noi oggi ci troviamo a affrontare queste scelte drammatiche è colpa vostra, non nostra, e noi siamo responsabili e non vogliamo portare la città e il nostro bilancio in una fase di dissesto. Questa è la verità. Quindi la politica deve cambiare passo, e soprattutto mi rivolgo alle rappresentanze sindacali di non fare operazioni partitiche, operazioni di lobby partitica, perché l'Italia in questo modo non va avanti, non va avanti. Per favore, per favore, signorina, quello per che favore, invece voglio dire a conclusione del mio intervento per favore è che prendiamo dallo spunto di per questa favore. Serata scusi assessore prendiamo sì. Da questa serata invece degli spunti di costruttività. Io, quello che dicevo il sindaco, noi come coalizione civica, ragioniamo invece un percorso quinquennale con i dipendenti. Noi siamo convinti di risanare questo governo, siamo convinti di risanare il bilancio di questa città, siamo convinti di lasciare la città a chi ci verrà dopo in condizioni migliori di quando le abbiamo ricevute. In Italia manca una legge che chi si candida a amministrare un bene pubblico, se lo lascia in condizioni peggiori, deve pagare di propria tasca. E in Italia non è così, perché quello che vi ho detto sono tutte situazioni che la vecchia amministrazione ha sperperato milioni di euro. Allora noi da domani, e mi rivolgo a tutti, ai dipendenti, ai sindacati,
proviamoci a ragionare mettendo in campo un piano di razionalizzazione serio, dove il dipendente ha dei benefici facendo un percorso con l'amministrazione comunale di risanamento dei conti, perché solamente facendo un patto tra noi e voi, tra noi dipendenti, riusciamo a far decollare questa città. Grazie Assessore, stavo dicendo che alla delibera è stato presentato un ordine del giorno. Do la parola alla consigliera Perego. Le ricordo che ha un tempo di relazione di 5 minuti, consigliera. Sarò velocissima perché nell'ordine del giorno devo anche rispondere per fatto personale, guardi un po'. Allora, inizio illustrando l'ordine del giorno. Si legga bene il regolamento, non faccia polemica. Si legga bene il regolamento. Poi lo guardiamo insieme. Allora, sarò velocissima, parto dall'ordine del giorno perché mi interessa più in realtà il bene della città e dei servizi educativi che non replicare le menzogne di Stefano. Allora, dal momento che il governo nazionale ha stanziato 209 milioni di euro all'interno della legge 107 per i comuni che abbiano scuole per l'età 0-6 anni e dal momento che 40 di questi milioni sono stati assegnati a Regione Lombardia, visto che la giunta regionale della Lombardia ha deliberato la ripartizione di questi fondi ai singoli comuni e che ne abbiamo diritto, no, dei comuni che ne abbiano diritto con decreto, io ho scritto legge, sarebbe dirigenziale, pubblicato in data 22 novembre, visto che al comune di Sesto San Giovanni, tenuto conto dell'alto numero di bambini che frequentano le nostre scuole per l'infanzia pubbliche e paritarie, sono state destinati euro 298.980, il Consiglio Comunale chiede alla Giunta di inserire al capitolo di bilancio dei servizi educativi e per l'infanzia in entrata 298.980 euro e uguale somma in uscita, essendo trasferimenti che il Comune incamera da Regione Lombardia che poi dovrà investire sui servizi educativi 0-6 anni. La ratio di chiedere appunto di inserire a bilancio ora e di inserire prudenzialmente, visto che questi fondi sono uguali, anzi leggermente in incremento anche per il 2018-2019, è quello di dire mettiamoli ora, in qualche modo accertiamo e già mettiamo lì delle risorse importanti, visto che qua si sta dicendo appunto che servono, mettiamo e apprendiamo quello che è già notizia pubblica di Regione Lombardia. Ovviamente arriva al Comune di Sesto San Giovanni perché? Perché il Comune di Sesto San Giovanni sul servizi educativi è sempre stato all'avanguardia in termini ovviamente di ampiezza di servizi. Direi che questa è un'eredità importante che consegniamo alla Giunta e a questa Giunta l'onere e l'onore di far fruttare risorse importanti che arrivano dal governo. Grazie consigliera Perego. Ah scusi, mi ero dimenticato il fatto personale. 5 minuti. Allora, io direi che l'immagine che il sindaco ha utilizzato del fatto che il comune è in difficoltà economiche perché chi l'ha preceduto è andato al ristorante è profondamente offensiva. Se è un'immagine simbolica ed è stata usata con valore iperbolico, l'invito che io muovo al sindaco è quello di chiedere scusa, perché è un'immagine iperbolica che apre a spazi di non detto, di fraintendimenti e di, direi, anche allusioni poco piacevoli. Se invece lo considera veramente, io faccio presente qua e lo rivendico in aula che tutti gli assessori e il sindaco della precedente amministrazione, si può chiedere anche tranquillamente il resoconto di tutte le spese, vedrete che le spese sono praticamente a zero per qualsiasi assessore della vecchia amministrazione e per il sindaco. Ciascuno di noi, e qua posso dire noi, si è pagato fino all'ultimo biglietto della metropolitana per le diverse appunto riunioni che si facevano in città metropolitana, o si è pagato personalmente anche i biglietti a volte di treni per arrivare a Roma. Grazie consigliera Perego. Per la lista popolare per Sesto do la parola ad Alessandro Piano.
al consigliere Alessandro Piano, scusa. Grazie Presidente, intanto applaudiamo a questo stanziamento del governo di 209 milioni all'interno della legge sulla buona scuola e prendiamo atto che 40 milioni ricadranno sulla nostra regione. Da quello che ho inteso avremo una ripartizione di 298.980. Io qui vorrei capire, perché siccome noi, e chiedo un chiarimento al segretario magari sul punto, siccome noi abbiamo una variazione al bilancio di previsione 2017 e 2019. Scusi, chiedo scusa, sennò io scusi, scusi. Per favore, abbiamo, cerchiamo di mantenere i canoni del rispetto e dell'educazione verso chi parla. L'abbiamo fatto fino adesso, continuiamo, c'è stato qualche cosa. La serata chiaramente era particolare, però sta parlando un consigliere, bisogna ascoltarlo educatamente. Grazie. Grazie Presidente, è stato molto gentile e attento a richiamare una parte della Giunta all'attenzione. Stavo dicendo che 298.980 dovrebbe essere la somma che viene inserita. Allora, non capisco se questo documento debba tecnicamente essere considerato un ordine del giorno o un emendamento, perché, come dire, se si parla di inserirlo nelle annualità successive, probabilmente dovrebbe essere un emendamento. Quindi prima di pronunciarmi, fermo restando il fatto che se è possibile accoglierlo tecnicamente agli atti del Consiglio e votarlo, evidentemente la lista popolare per sesto sosterrà l'iniziativa di destinare questi fondi per il bilancio. Grazie. Grazie a lei consigliere, do la parola alla consigliera Di Pietro Stefania per insieme con Monica Chittò. Grazie Presidente, ma io direi che esprimo voto favorevole, nel senso che comunque voglio dire andrebbe a incrementare, diciamo così, un capitolo di bilancio dedicato a un servizio, diciamo, strategico e comunque importante per la nostra comunità, quindi favorevole. Grazie consigliera Di Pietro, do la parola ai cittadini di Sesto, consigliera Aiosa. Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole. Consigliere Di Cristo, Movimento 5 Stelle. Favorevole. Lista di Stefano Sindaco, consigliere Attanasio Tullio. Grazie signor Presidente, il nostro voto è favorevole. Chiudo il microfono per cortesia. Lista Caponi Sindaco, consigliere Pogliaghi Federico. Grazie signor Presidente, il nostro voto è favorevole. Lega Nord. Grazie Presidente, il nostro voto è favorevole. Che miseria. Forza Italia, consigliera Borgonovo. Grazie Presidente, favorevoli. Partito Democratico, consigliera Perego Roberto. Grazie Presidente, favorevoli. Sesto nel cuore, consigliera Valsecchi. No, rispondo io. Allora, per quanto riguarda... Avete cambiato? Sì, come Vincelli. Se me lo dice, grazie. Allora, in questi 298,980 euro, c'è da considerare comunque, abbiamo fatto un attimo... Un riferimento al discorso di questa legge, dove comunque circa 10.000 euro vanno chiaramente alle paritarie. Non mi esprimo chiaramente su questo giudizio. Sicuramente noi riteniamo che se la Regione ci trasferirà chiaramente questi soldi a tutti gli effetti, ben vengano. Penso che effettivamente siano comunque in aggiunta
già a quei 149.752 che sono i trasferimenti regionali per quanto riguarda l'FSR. Non vorrei ritrovarmi poi effettivamente una sorpresa, spero di no. Comunque, sesto nel cuore, favorevole, grazie. Grazie consigliere. Mettiamo in votazione l'ODG. Apro la votazione. Chiudo la votazione. Il mio voto, sì, il mio voto è favorevole. Aspettiamo il risultato, poi lo dichiariamo. Se fosse lui non è riuscito a votare. Sono 21 presenti, manca un votante favorevole, quindi 21. Allora, presenti 21, favorevoli 21, il Consiglio approva. Si procede ora alla dichiarazione di voto della delibera al punto 1. Do la parola al consigliere Piano, lista popolare per Sesto. Grazie Presidente. Credo che il dibattito stasera sia stato abbastanza esaustivo, nonostante le risposte mancate da parte della Giunta. Mi aspettavo che l'assessore Pini rispondesse sul metodo del percorso che ha portato a questa scelta di stanziare i 900.000 euro e mi sarei aspettato anche da parte del sindaco delle risposte più puntuali rispetto al fatto di avere ragionato così in termini un po' generici di questo buco di bilancio, di queste situazioni deficitarie che si sono trovate in seno all'amministrazione, della necessità ad esempio di provvedere ai pagamenti delle piccole, medie e grandi imprese che servono questo comune, che a loro volta hanno anche dei lavoratori. Ecco, secondo me si poteva fare uno sforzo diverso, perché su un bilancio di 200 e rotti milioni di euro, probabilmente uno spazio su tutti i capitoli per rinegoziare quei 300.000 poteva esserci. Noi in passato, devo dire, io sono stato poco in giunta, ma in passato lo abbiamo fatto. E quindi con un po' di attenzione, con un po' di sforzo, voi sapete, si possono rinegoziare le utenze, si possono rinegoziare i rapporti con i fornitori. Dobbiamo registrare che questo non lo avete fatto e avete deciso di incidere sulle carni di questi lavoratori, per i quali vi siete anche battuti, come abbiamo sentito, in campagna elettorale. Il consigliere Caponi poi ha fatto cenno alla sua azione, il vice sindaco, chiedo scusa, di risanamento, cioè di denuncia per il risanamento delle farmacie. Le rappresento che è ancora in tempo per promuovere un'azione di responsabilità, dovrebbe saperlo, potrebbe farla anche sul BIC se desidera, perché ci sono i margini per farlo ovunque. Poi ha parlato delle farmacie. Guardi, io le posso esprimere la mia opinione pubblica, perché sul tema delle partecipate non balbetto, no? Per me possiamo venderle le farmacie. Glielo dico chiaramente, vorrei sentire una pronuncia politica identica da parte vostra rispetto a questo tema, perché la lista popolare per Sesto su questo ha le idee molto molto chiare. E vediamo all'opera di risanamento, di prospettiva di cui parlava la consigliera Iosa, perché io ritorno su questa riorganizzazione, perché questa riorganizzazione apre il varco a non cambiare nulla, ma addirittura ad aggravare la spesa. Consigliere Caponi, lei qui ci ha messo la testa, poi entra ormai con i piedi nelle relazioni sindacali, diventa garante
per i sindacati della polizia locale, si spende i tavoli, uscendo da quello che è il perimetro politico. Lo fa di concerto col sindaco, in spregio invece a quelli che sono i ruoli dirigenziali, ma questo è un problema suo, a me non riguarda. Però se dovessimo analizzare bene questa pianta, lei mi deve dire perché noi in questo ente, anche in prospettiva, continuiamo a tenere questi 10 dirigenti che tutto sommato non servono. Pensiamo soltanto a un'area, al settore gestione digitale, dove abbiamo il servizio sviluppo piattaforma digitale e servizio marketing urbano. Possiamo avere un dirigente per quell'ambito? È giusto? Rientra nelle azioni di risanamento? Il dirigente per il settore pari opportunità e politiche giovanili e partecipazione democratica mi spiega cosa dirigerà? È necessario averlo? E questi sono solo due degli esempi che io posso fare di questa bellissima riorganizzazione che avete pensato, che non ha un respiro lungo, denota che non avete una visione, avete semplicemente la capacità di occupare come la vecchia politica, peggio della vecchia politica, la pubblica amministrazione in tutti i suoi gangli, al di là della propaganda. Dico anche una cosa, e poi chiudo, che questa mancata capacità di interloquire con le organizzazioni sindacali, su questo mi trovo d'accordo su quello che ha detto la consigliera Pagani, comporterà una blindatura anche per i prossimi anni di quei 300.000 euro che mancano. Per cui è un dato che nei prossimi anni potrà solo peggiorare. È inutile che lei rilanci sulla valorizzazione. La valorizzazione per legge non è più data. E questo bisogna saperlo. Bisogna avere il coraggio di dirlo. Mentre invece si spiegherà questa iniziativa, che vedrete quanto impatterà sull'ente, notevolmente impatterà sull'ente. Grazie. Il voto, quindi, come avete immaginato, non potrà che essere negativo. Grazie consigliere, do la parola alla lista insieme con Monica Chittò di Pietro Stefania. Grazie presidente, ma allora io devo dire che ho notato sicuramente una difficoltà, è vero, da parte della maggioranza questa sera, perché dagli interventi che sono stati fatti si è cercato sicuramente di arrampicarsi un po', perdonatemi l'espressione, sugli specchi. Sono stati fatti dei riferimenti, buco di cassa, rischio di default, però come diceva adesso appunto il consigliere Piano, nella regolazione che è stata fatta, come dire, io vedo un sacco di figure dalle AS, quindi le altre specializzazioni, le PO, i dirigenti, quindi voglio dire, se difficoltà di cassa ci sono anche per queste figure, cioè quindi si mantengono, anzi si come dire, rafforzano delle figure che hanno sicuramente dei costi sostanziosi, e invece si va a toccare, come abbiamo già detto prima, non voglio essere ripetitiva questa sera, chi invece, come dire, ha una posizione sicuramente economica molto più debole. Poi comunque a me è stato anche molto insegnato, voglio dire, da persone che conosco molto bene, che quando si gestisce un'impresa, e quella del comune è comunque un'impresa, si cerca prima di mantenere fede agli impegni con i propri dipendenti, perché, come dire, piuttosto ci si toglie magari lo stipendio e si toglie lo stipendio, magari si riduce lo stipendio l'imprenditore, il dirigente, eccetera, però non si va a toccare i lavoratori più deboli prima di dichiarare il cosiddetto default. E poi si parla di razionalizzazione e il vice sindaco ha chiesto ai dipendenti di, come dire, tutti insieme ragioniamo e troviamo un punto di incontro. Sì, però voglio dire, prima si fanno delle scelte dolorose, pesanti, e poi si chiede a chi ha subito queste scelte e queste, diciamo, diminuzioni di sedersi al tavolo e concertare la razionalizzazione. C'è qualcosa che non mi torna, cioè a me è sempre stato insegnato che prima si cerca di trovare un accordo e poi si fanno delle scelte. Ripeto, vi siete insediati da poco, avete trovato una situazione di cassa, a vostro dire, disastrosa. Mi fa piacere che il sindaco rida mentre magari si cerca di fare una dichiarazione di voto, eh? No, perché
Voglio dire, noi prestiamo attenzione, Sindaco, non è la prima volta che gli viene detto, mi fa piacere che lei sia allegro e sorrida, stiamo parlando di una cosa abbastanza delicata, si fa fatica, faccio fatica a fare l'intervento questa sera perché riconosco le difficoltà, se poi dalla parte vostra si sorride, metà della giunta non ascolta, fa veramente piacere questa cosa, che cavolo. Allora, questo per dire che non si può chiedere a uno sforzo ai lavoratori quando lo sforzo da parte vostra non c'è stato. È stata fatta una contrattazione, un tentativo di contrattazione fallimentare. Avete corso, voglio dire, per arrivare a una decisione, come ha detto prima la consigliera, i 300.000 euro non cambiano e non risanano le casse comunali. Ci sono delle questioni che forse potevano essere sicuramente, come ha detto anche il consigliere Piano, portate avanti in maniera diversa. Per il futuro probabilmente si poteva arrivare, magari cambiando, come è stato detto anche in commissione, i criteri di valutazione. Per il futuro, non per il passato. Lei mi insegna, vice sindaco, visto anche la professione che svolge, che i diritti acquisiti non si vanno a toccare, si vanno a rinegoziare casomai, ma non a peggiorare. Questo è, e questo che è quello che voi avete fatto, appiccando sui vetri questi buchi di cui peraltro a noi nulla è stato, come dire, dato da intendere, perché abbiamo anche chiesto, come dire, una commissione in cui ci vengano spiegate queste situazioni di bilancio, non abbiamo ancora avuto il piacere di averla, però voi avete già nella documentazione, mi fa piacere. Detto questo, ribadisco che il nostro voto sarà sicuramente contrario. Grazie consigliera Di Pietro, do la parola ai cittadini di Sesto, Iosa Alessandra. Grazie Presidente. Allora, una puntualizzazione che è emersa l'altra sera in commissione e che mi sembrava anche che fosse stata presa come valore aggiunto, ma forse ho capito male. Il riassestamento, il riallineamento dell'ente che è stato proposto in questo momento, credo che sia stato detto abbastanza chiaramente che svolgerà una sua fase di prova, di sperimentazione, se lo vogliamo chiamare così. E mi sembrava che in commissione questo dato, visto le criticità che erano state rilevate sul fatto che comunque non generava un risparmio come quello che si era detto in campagna elettorale, bidibim badabam, fosse stato preso come un dato positivo, anche perché il riallineamento, il riassestamento dell'ente non è detto che debba essere fatto ogni 150 anni. Nel senso che io posso decidere che testo la mia macchina se in questo modo funziona e se con queste dinamiche funziona, e quando l'organo è allineato posso anche decidere di fare delle scelte. Sarebbe stato auspicabile per tutti, perché penso che ci sono dei temi che in campagna elettorale sono stati condivisi da tutti, sarebbe stato auspicabile da tutti prendere, a parte il fatto che mi piacerebbe sapere anche questa dinamica per cui stasera siamo qua con gli scudisci a difendere i lavoratori presenti in sala, mentre invece da un'altra parte saremmo tutti pronti a fare scelte diverse, ma questo è un piccolo inciso. Ma fatto salvo questa roba qua, questi 11 piani devono funzionare. Evidentemente il piano che è stato fatto in questo momento è stato fatto sulle valutazioni che sono state fatte in questi 6 mesi, prendendo le persone che lavorano all'interno dell'ente, tra l'altro fatta su una riorganizzazione mozzata che era già stata proposta, e cercando di metterle in una situazione in cui potessero dare il massimo per sé, il massimo di risultato per l'ente, e in questo momento lasciando la macchina stabile così com'è, in modo tale che tutti i temi che sono aperti e che vanno risolti, perché ci sono delle grandi partite di questa città che in questo momento sono aperte e vanno risolte, possano essere gestite. Una volta che tu sperimenti, allora a quel punto puoi dire: questa partita va bene, l'abbiamo messa in questa posizione, con questi personaggi ha funzionato, questa no, perché comunque giustamente, come dice lei, c'è un dirigente in più, c'è una roba che potrei spostare dall'altra parte. La consigliera Perego l'altra sera in commissione sottolineava lo spacchettamento famiglia, bambini, anziani, disabili. In questo momento è stata fatta un'altra scelta, lei dice che sotto la guida del suo assessorato le sembrava più giusta l'altra. Benissimo, proviamo, vediamo che cosa succede, siamo sempre in tempo comunque a modificarla, non è che oggi facciamo sto quadretto e per i prossimi 15 anni deve rimanere esattamente la stessa cosa. Stiamo provando a far funzionare
proveremo a far funzionare la macchina in maniera diversa e vedremo se funzionerà. Se non funzionerà, forti anche dei suggerimenti e delle esperienze che comunque le avete anche chiaramente espresso come opposizione l'altra sera in commissione, si possono fare 300.000 ragionamenti e si possono trovare altrettante soluzioni. Questo è il piano da cui si vuole partire. In questo momento ci è stato dato garanzia che comunque non costerà un euro in più, ma anzi, grazie agli interim possono essere valutati positivamente o no. In questo momento ci costa 100.000 euro in meno. Proviamo, se funziona andremo avanti, se non funziona comunque siamo in tempo a modificare i settori entro i quali abbiamo messo tutte le varie funzionalità. Il nostro voto sulla delibera di stasera sarà favorevole. Grazie consigliera Iosa, do la parola al consigliere Di Cristo, Movimento 5 Stelle. Grazie Presidente. Beh, innanzitutto devo dire che condivido l'intervento, anche se me ne dispiace perché siamo lontani politicamente, ma stasera condivido l'intervento, quantomeno il grosso dell'intervento che ha fatto la consigliera Chetò. Ho sentito dire da qualche consigliere di maggioranza potevamo non dare nulla, qui ringraziateli pure, perché potevano non darvi niente, questa è la loro visione. Quindi siete già fortunati se vi hanno dato questa cifra. Questo dà il senso della condizione e della cognizione della dignità delle persone. È chiaro che è una scelta politica, l'abbiamo detto all'inizio, adesso finalmente è emerso che è una scelta politica. E beh, ho sentito anche dire che avremmo potuto fare tante cose, ci sarebbe piaciuto fare tante cose. Il bello è che è facile fare tante belle cose quando ci sono le risorse. È difficile di amministrare quando non ci sono le risorse, quindi si è chiamati a fare delle scelte. Scelte del tutto legittime. Voi stasera avete fatto una scelta legittima, che sicuramente, a mio punto di vista, non andava fatta, perché è andata a colpire una categoria, ancora una volta, che oggi si può quasi considerare una fascia debole del Paese, per le condizioni nelle quali lavora, e per gli emolumenti che percepisce e soprattutto per la campagna denigratoria che è costretta a sopportare tutti i giorni. Se bisogna fare delle scelte, il senso dell'intervento, io sono d'accordo anche col sindaco quando ha detto dobbiamo fare delle scelte impopolari, e però bisogna iniziare a dare un segnale di buon esempio. Di solito quando un buon capo di famiglia, un buon padre di famiglia fa delle scelte necessarie, inizia lui stesso a fare dei sacrifici, anche per dare un segnale, anche se con quei sacrifici non risolverà i problemi della famiglia, però politicamente sono scelte. Diciamo che in questo modo la scelta diventerebbe un po' meno impopolare, darebbe un po' meno l'idea di essere arrogante. Il problema è che quello che rilevo io questa sera, così come è avvenuto anche su altre scelte fatte dalla maggioranza, è che questo segnale non si è voluto dare, ma non si è voluto dare perché non interessa darlo, perché si vuole perpetrare continuamente questo tipo di politica di arroganza, io la chiamo. Adesso siamo noi qui, decidiamo noi, comandiamo noi, gli altri hanno fatto per 70 anni, e adesso facciamo vedere noi di che pasta siamo fatti. Ma lo stesso intervento del vice sindaco, la veemenza con la quale è intervenuto, mi ha lasciato colpito. E mi stupisco che politicamente spesso si allinea anche con... Cioè io posso capire il sindaco che è espressione di un partito che fa capo a un imprenditore che detesta i servizi pubblici. Perché hanno sempre rappresentato in qualche modo, nella storia, nella cosa, una forma di controllo. Per cui i servizi pubblici sono da smantellare, lo conosco molto bene il pensiero, ne ho fatto parte. Non ci nascondiamo dietro un dito. Per cui i servizi pubblici, essendo controllo, vanno smantellati. Liberiamo l'Italia dai lacciuoli, questo è stato lo slogan. Lasciamo spazio agli imprenditori. Peccato che probabilmente lui non lo intendesse in quella maniera, ma per fare altro. Ma su questo poi divaghiamo e mi fermo.
Però quello che mi stupisce sono le scelte della lista civica che si allinea con espressione di partito in questa maniera, su queste scelte, che va a colpire persone, e soprattutto non mi trovo d'accordo l'intervento del vice sindaco, come ha già anticipato il collega Piano, quando rilancia sui 5 anni, sulla prospettiva dei 5 anni. Io glielo dico con calma invece rispetto alla sua veemenza. Questa cosa se la porteranno dietro, perché ci sono dei termini di legge che indicano che l'anno prossimo la spesa non potrà essere superiore a quella di quest'anno. E viste le condizioni in Italia, per quanto bisogna essere ottimisti, perché anche se qualcuno ci invita a essere ottimisti, non penso che da domani mattina il governo centrale erogherà fondi a pioggia a tutti gli enti locali e dirà fate tutti i premi che volete, ci sono risorse per tutti. Per cui è una presa in giro, un'ulteriore presa in giro, questo che non l'approvo, già una situazione critica. Già devono fare i conti perché qualcuno gli va a mettere le mani nel portafoglio. Gli aggiungiamo anche quest'altra cosa? Complimenti. Complimenti davvero. Sono scelte. Prego. Deve concludere, consigliere. Certo, concludo subito. L'ultima cosa, il sindaco ha detto che c'è stata una trattativa leale con le organizzazioni sindacali. No. Avete avuto una diffida. La carta canto, c'è una diffida. Quando c'è una trattativa leale, quando c'è una cosa leale, dubito che qualcuno faccia un'azione di diffida. A meno che non sono impazziti. Allora, o sosteniamo che i sindacati o i dipendenti sono impazziti, oppure del tutto leale la trattativa non è stata. Ovviamente io e il gruppo che rappresento saremmo stati felici di votare a favore di una delibera tecnica, perché di solito è una delibera tecnica la variazione di bilancio. Invece no, non vogliamo essere assolutamente complici di questa scelta e voteremo decisamente no. Nemmeno ci asterremo, ma voteremo no. Grazie consigliere, do la parola alla lista di Stefano Sindaco, consigliere Attanasio Tullio. Sì, grazie presidente. Io veramente stasera sono un po' triste, sinceramente, perché insomma togliere soldi ai lavoratori non è mai silenzio bello. Per cortesia, non è mai bello. Comunque questo è un mio pensiero. Vorrei rivolgermi proprio ai lavoratori e far capire loro che questa amministrazione francamente non vuole uno scontro, ma vuole sottolineare che abbiamo una situazione economica davvero pesante. È difficile da accettare, veramente è difficile da accettare. Ma quello che stiamo proponendo è una punizione, no, non è una punizione, perché allo stato dei fatti ci si trova in grande difficoltà, ma è la verità. E non lo vogliamo capire. E non lo vuol capire nemmeno l'opposizione. Non lo vuol capire. E lo sanno bene che hanno amministrato per 5 anni. Che ci hanno messo in ginocchio. Ok? Basta, ripeto. Comunque in un'ottica di collaborazione auspico che si arrivi ad una soluzione che accontenti le parti, al di là dello sforzo economico che tutte e due andiamo ad affrontare. Comunque noi della lista di Stefano votiamo favorevolmente alla delibera sottoposta al Consiglio, perché come ha detto l'assessore si stanno perseguendo i nostri obiettivi di un buon governo, ottimizzazione delle risorse. Grazie. Grazie a lei, consigliere Attanasio. Do la parola a lista Caponi Sindaco, consigliere Pogliaghi. Grazie presidente. Io parto da una frase che, come la consigliera Chittò, mi ha molto colpito del sindaco sulla motivazione dei dipendenti, quando diceva andrò a prendere l'ultimo dipendente motivandolo come il primo. Ecco,
Una cosa secondo me fondamentale nella motivazione è che i dipendenti non si motivano solo con i soldi, si motivano anche facendo un lavoro insieme, facendo un patto, come ha detto il vice sindaco, facendo un patto che permette a ognuno di venire qua dentro a lavorare un po' più soddisfatto, anche se c'è fatica. Anche se c'è fatica, nella prospettiva di costruire qualcosa di migliore, non necessariamente ricorrendo a dei soldi che lo Stato deve dare in più ai comuni per poter poi migliorare la situazione economica dei dipendenti, ma magari perseguendo un lavoro di maggior attenzione, di maggior controllo su quello che abbiamo tra le mani, su tutte le partite che possono, devono essere migliorate e da cui si possono fare dei risparmi notevoli. Noi della lista Caponi Sindaco votiamo a favore. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Do la parola al consigliere Pasquinelli, Lega Nord. Grazie, Presidente. Per problemi di bilancio, vista la situazione economica deficitaria lasciata dalla precedente amministrazione, 14 milioni di euro di debiti verso i fornitori, 3 milioni di euro di buco di cassa, siamo costretti a confermare un fondo di produttività pari a 900.000 euro, peraltro già messo a bilancio. I restanti 300.000 euro verranno utilizzati a riduzione del deficit e non certamente per chiudere le buche, come ho sentito dire. La causa di questa riduzione del premio è da imputare totalmente alla passata amministrazione per lo scriteriato modo di amministrare e governare. Noi purtroppo dobbiamo fare i conti con gli equilibri di bilancio e di cassa, anche per il pagamento degli stipendi dei dipendenti. La coperta è purtroppo corta. Per tutte le ragioni appena enunciate, il gruppo Lega Nord vota a favore della delibera. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Per Forza Italia, consigliera Borgonovo. Grazie Presidente. Sarò sintetica come sempre. La delibera di questa sera che siamo chiamati a votare per il 2018 assicura di mettere per iscritto, come da verbale già esistente generatosi dall'incontro tra giunta e sindacati, dove vengono stanziati 900.000 euro per il fondo incentivi più un piano di razionalizzazione serio come novità innovativa per la nostra organizzazione amministrativa come leva gestionale. Personalmente mi dispiace togliere soldi dovuti perché stanziati a bilancio per prestazioni già svolte dai lavoratori. Davvero mi dispiace altresì che i lavoratori più fragili si trovino a non ottenere premi di produzione di quest'anno, creando uno spaccato con coloro i quali hanno già usufruito dei coordinamenti o altro. Purtroppo però resta la spiacevole situazione attuale, creata dalla precedente amministrazione, che ha tenuto il Fondo per la produttività del 2017 a bilancio, ma non ha mai deliberato né ha siglato accordi con i sindacati come forma di tutela dei dipendenti. Ciò premesso, non possiamo non imporci di risollevare le sorti di un comune al collasso, sull'orlo di un fallimento, con un'anticipazione di cassa da 2,5 milioni e fornitori da pagare per un importo pari a 14 milioni. Forza Italia, nella mia persona, per questo insieme di valutazioni e molti altri, si metterà alla volontà della maggioranza esprimendosi con voto di astensione. Grazie. Grazie, consigliera Borgonovo. Do la parola al Partito Democratico, Perego Roberto. Grazie, Presidente. Dunque, ci sarebbero tante cose a cui rispondere adesso nella dichiarazione di voto. Solo due cose a spot, anzi tre. Quando ci viene rinfacciato a me, francamente non piace continuare a parlare, a dire ma noi, però nel momento in cui viene rinfacciato il fatto che noi non avessimo mai avuto coscienza delle difficoltà e quindi della necessità di fare delle scelte. Mi chiedo dove molti di voi erano durante i consigli comunali di bilancio, dove invece di questi tagli di trasferimenti abbiamo sempre parlato e abbiamo sempre rivendicato le scelte fatte. Come ci viene detto anche che le amministrazioni passate
hanno sperperato, hanno amministrato in maniera scriteriata anche nelle politiche del personale. Io do solo un dato: in 5 anni una riduzione di spesa del costo del personale di 3 milioni di euro. Non mi sembra sperperare questo. Quella era una riorganizzazione che ha portato a una riduzione di spesa. Questo è un riassetto che francamente solleva le perplessità invece di notevoli aumenti di spesa. Altre cose velocissimamente. Io ripeto, quel 1.200.000 euro nel momento in cui è stanziato nel bilancio di previsione era coperto. Non potete venire qua oggi a parlare di buco di bilancio. Avete votato a luglio, abbiamo votato a luglio gli equilibri di bilancio, consapevoli che votare gli equilibri di bilancio significava non poter poi venire a dire c'è un buco di bilancio, perché altrimenti avreste dovuto adottare le misure correttive in quel momento. Perché non adottare le misure correttive in quel momento equivale a non approvare un bilancio. E sapete bene cosa significa non approvare un bilancio. Pasquinelli ha detto, scusate, Pasquinelli o Bonomelli, se mi confondo chiedo scusa preventivamente. Bonomelli ha dichiarato nella sua relazione introduttiva di maggioranza che c'era pareggio di bilancio. Ora invece voi state dichiarando che c'è un buco. Mi chiedo cosa state approvando se dichiarate che c'è un buco e approvate una variazione di bilancio su un buco? Bene. Mi scusi, assessore, io sto parlando, sto facendo la mia dichiarazione assessore, di voto. Assessore, per cortesia, sta parlando la consigliera, l'ascoltiamo. Un attimo. Ci sia una situazione estremamente grave, perché molti consiglieri mentono, ma convinti di dire la verità. E questo, a mio avviso, è molto più grave che mentire sapendo di mentire. Il nostro voto sarà contrario. Grazie, consigliera. Do la parola al consigliere Valsecchi per la lista Sesto nel Cuore. Grazie signor Presidente. Sento la lista civica sempre tirata per la giacchetta e quindi ringrazio il vice sindaco Caponi per il suo intervento veemente che ha dato con chiarezza le motivazioni per cui noi che non siamo partitici, non arriviamo da un partito, non abbiamo un'ideologia che ci spinge e che abbiamo avuto grande consenso in città. Perché? Perché abbiamo portato quello che la gente voleva, finalmente la cultura del cambiamento, che è un grande valore per la democrazia. La cultura dell'alternanza è qualcosa che Sesto non ha mai vissuto e questa cosa è un grande valore aggiunto, perché chi arriva cerca di fare il meglio, cercando di lasciare il meglio, volendo essere rieletto, e si impegna. E questo stimola anche la maggioranza a essere più propositiva, più di controllo. E questo è un grande valore che sicuramente noi civici abbiamo portato a questa città. Ho parlato poco stasera, non sono intervenuto, perché da civico, e tutti insieme ci eravamo dati un obiettivo, chiudere entro la mezzanotte vuol dire far risparmiare 4.000 euro al comune. Abbiamo sforato ed è l'impegno che invece ci siamo dati, laddove ci sono sempre libertà e democrazia, però essere attenti a un discorso di gestione dei tempi, perché sappiamo le condizioni economiche in cui versa il nostro comune e quindi l'esempio di risparmiare anche questi soldi qui è un bel segnale nei confronti della cittadinanza. Sento parlare di schizofrenia nei nostri confronti, però vedo che da una parte si difendono, si tutelano dei lavoratori, dall'altra parte, discutendo una riorganizzazione, si vorrebbe invece intervenire con l'accetta, limitando ed eliminando anche un certo numero considerevole di dipendenti. Tanta demagogia in molti interventi, sinceramente, da chi come me non arriva da un'esperienza precedente politica, devo dire spesso difficile da capire, da comprendere e da seguire per tutto il periodo. La trattativa. Io ero rimasto nei giorni scorsi che c'è una trattativa che era concordata, si era trovato un accordo.
Mi auguro che la non formalizzazione che mi è stata comunicata proprio adesso in base all'assemblea che è stata tenuta stamattina non fosse una cosa ideologica e partitica, perché il discorso di trovare un accordo sicuramente è la speranza che noi tutti avevamo in questo senso. Un'ultima conclusione: se si vota no stasera a questa delibera, si azzera completamente tutto e non c'è niente per nessuno. Mi sembra di aver capito questa cosa qui. A fronte di questa cosa, che lascio in sospeso come domanda, in ogni caso l'espressione di voto di Sesto nel Cuore è per il sì a questa delibera. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Per favore. Scusi. Grazie mille. Terminata la dichiarazione, passiamo alla votazione della delibera. Apro la votazione. Sì? Grazie. Chiudo la votazione. Pronto? Scusatemi. Io sono favorevole. Ho capito, scusate. Allora, presenti 22. Tu non hai venuto. Presenti 22 favorevoli. Bene, adesso molte volte. Allora, presenti 21, 22 perché Ghezzi non ha votato, favorevoli 15, contrari 7. Il Consiglio approva. Mettiamo ora in votazione per l'immediata eseguibilità. Apro le votazioni. Chiudo le votazioni. Scusi, Presidente. Vabbè. Scusate, consiglieri, vogliamo votare o no? No. Perché... Allora... Azzeriamo per cortesia. Consiglieri, per cortesia, se volete accomodarvi, il Consiglio non è ancora chiuso. No, non avete votato tutti, altre persone non hanno votato. Vi chiedo cortesemente se potiamo, ho messo in votazione l'immediata eseguibilità. Ma fate come volete, ma vi sto chiedendo, gentilmente, ho detto di rifare la votazione per l'immediata eseguibilità. Perché alcuni consiglieri non avevano pigiato bene. Ok? Va bene, allora apro la votazione. Chiudo la votazione. Fa niente, la chiudiamo. Presenti 21, favorevoli 5, 15, favorevoli. 15, contrari 5, astenuti 1, il Consiglio approva. Sono le...
12:45, il Consiglio si chiude. Buonasera.